Buonasera, benvenuti alla seconda, no, all'ottava serata di Gioca che ti passa. Scusate, c'ho l'audio attivo bene. Come sempre vi ricordo che questa serata è dedicata principalmente al divertimento, i protagonisti della serata siete sempre e solo voi. Vi ricordo che potete partecipare alla serata tramite la chat oppure tramite vocale se non siete tanto timidi. Se siete tanto timidi, nessun problema, potete tranquillamente partecipare, guardare e basta. Dipende da voi. Quindi per i più timidi la chat, per i meno timidi quelli che fanno possono partecipare direttamente dalla chat su Discord. A breve vi spammerò il link. Devo ancora aprire Discord. Passiamo subito all'elenco dei giochi. Allora, i giochi di stasera sono l'impiccato, indovina, quiz e smash cards. Praticamente l'ho portati tutti questi qua. E se va bene, che ci sono più persone, queste cose così, possiamo provare anche a fare tombola, perché ieri alla fine, tra una cosa e l'altra, non ci siamo riusciti. Perché poi ci siamo persi a giocare a The Mortal Assistant e abbiamo ammazzato il demone. Dai, ce l'abbiamo fatta. E per quanto riguarda invece il gioco Indovina Quiz, dove indovinerete appunto i quiz che vi mostrerò, non ho trovato chissà che cosa, quindi saranno un po' di quiz così che se viene una cafonata lasciamo perdere. Quindi porterò dei quiz improvvisati perché non ho la più pallida idea di cosa appunto darvi. Quindi ho improvvisato stasera. Fino alla fine ho cercato, ma ho trovato un cacchio praticamente, però dettagli. Allora, vi spammo già il link. Vediamo. Di Discord. Io nel mentre lo apro. Così ce l'abbiamo qua. Allora. Dov'è? Eccolo qua. Il link per entrare appunto su Discord. Ok. Tom. La c'è Fefone. Un Fefone selvatico. Saluta. Non è di, come si dice, tante parole il Fefone stasera. È una connessione un po' bruttina. Mi sa. Vedo un po' di merda. Ci vedevo. No, adesso sembra. Esce da posto, sembra. Ok, allora io lascio qui. Se decidete appunto di entrare su Discord, trovate. I nuovi arrivati ovviamente vi usciranno delle cose e voi appunto seguite quello che vi dice il server. Dopodiché poi accedete appunto ai canali vocali con scritto gioco che ti passa e lì appunto c'è il canale vocale. Allora, che facciamo? Io improvviso, come sempre. Vediamo. Allora, mi metto a fare le pizze. Mentre attendo, faccio le pizze. Smetto a fare tipo l'impiccato, queste cose così. E poi non mi viene la parola. Diciamo che fare brutte figuracce. Quindi evito, gioco così e va bene. Facciamo le pizze da soli, soletti, forever alone. Ok, perfetto. Quindi io direi di partire. Sono blu. Carino che sei, oddio, ma. Yellow Hero. Ah, ma pensavo di essere da sola.
Qua ci sono delle pizze. Oh. Ci sono delle pizze, ragazzi. Fa schifo sto posto. Fa schifo, raga, ma come cazzo? Che ho messo? Ma volevo fare le cose da sola. No. Facciamo una pizza qui. Io ho un problema di fondo, non va. Boh. Dove la metto? La posso lasciare qui? Ok, sì, la posso lasciare qua. Io pulisco, puliamo. Andiamoci alle pulizie. Vediamo che cosa succede. Vediamo, vediamo. Ho finito, pulizie finite. Ho guadagnato qualcosa. Non so chi siano, sinceramente. Allora, mangio le mie prugnette. Ma quello salta. Ma entra una persona a caso. Ma in che senso? Perché saltano? Boh. Mi chiedo perché stanno saltando. Partiamo pure noi. Questo qua scatti. Questo ha problemi. Va un po' a scattini. No. Niente, andiamo a fare i sushi party. Mi sono rotta le palle, scusa. Oh, anche le patate. C'è una patata. C'è la patata volante. Vediamo se riesco a farlo grosso. Oh, amore. Ah, mi stai rubando il... Cos'era un modo... Non voglio dirmi amo ti piglio il coso, no. Direttamente bacini e via. Non so chi siano. Benvenute, sono tre. Benvenute a voi tre persone che guardate le mie live. Io posso fare questo. Ho l'orecchiette, che carino. Ma qua c'è il capo da strega, lo voglio anch'io. Può essere grande. Minchia. Sono solo merda. Uccidiamo qualcuno. Oddio. Ma questo è giga... Raga, ma in che senso? Ma è enorme. Ho paura. Ho già tanta cacca. Bello mangiare la pepa cacca, bello. Bello. No! Raga, che culo. Che culo, porca paletta. Non ci voglio credere. Che non va? No, vabbè, ho distrutto questo gigante. Ma che bello. Godo, godo, godo. Godo male. Mi diventare gigante, grossa. Fare il culo a tutti. Io non ce la faccio. Mi sto mangiando la coda. Tanto succi per noi. Ciucci, ciucci, ciucci. Ciuccia, ciuccia, ciuccia. Ciucci, ciucci, ciucci. Ciuccia. Muori. Morto. Mi sa che qua crepo io, eh. Crepate tutti! Crepa! No? Crepa! Crepa, 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 crepa! No, raga, fancuore. Non è crepato. Non è crepato. No, che sfiga. Madonna. Ma se gli vado davanti muore? Ma se riesco a sconfiggerli, raga, urlo. Urlo! No! No, è impossibile, è troppo grosso. Ma è enorme quello. Ma ci sta qua da 5 palla. Mi sa che è scoppiato. Bene.
Tonno. Morto. Madonna, raga, l'ho vista brutta. Morto, godo. Non osare papparti le mie cose. Maledetto, crepa. Maledetto, guarda, guarda come crepi. Vieni, vieni. Guarda. Madonna, raga, per un pelo. Guarda come crepi. Guarda come crepi. Cazzo, raga. Allora, tu crepi. Tu crepi. Ora. Nuuuu, cazzo. Per poco. Inculata. Ti prendi quando dici inculata. Io direi. Non lo so. Dobbiamo fare qualcosa. Questo qua è quello dell'altra volta. L'avevo fatto. Ci sta. È un trip assurdo. È fighissimo. Lo proviamo. Vai. Sono pronta. È un trip potente sto gioco, veramente. Madonna. Appunto. Cioè, raga, fidate, non vi serve farvi le bombe. Ho giocato sto gioco, vi intrippate il cervello. Io ce la faccio. Difficile. Molto difficile. Maria. Oddio. Ah! Cazzo. Oh, fanculo. Buonasera, Andrew, buonasera, come stai? Tutto bene? Benvenuto al live. Benvenuto. Vediamo cosa riusciamo a fare. Qua la vedo tesa, nera. Vabbè. Minchia, l'ho presa in fronte. Meno male che stai bene, sono contenta. Sono molto contenta che ti bene. Ti vuoi buttare? Apriamo le danze, ti va? Ti va? Dica lei. Perché aprirei molto volentieri le danze? Ah, visto che sei entrato adesso. Presumo che vai tranquillo, mangia qualcosa con calma. Allora, questa sera ci sono diversi giochi. Beh, Gartic Phone, poi c'è Smash Cards, tipo Mario Kart dei poveri. Poi abbiamo l'impiccato, appunto quello che ti dicevo ieri, e Indovina Quiz, che sono un po' dei quiz presi a cazzo su internet e ve li butto qua in live. Alcuni non so nemmeno io la risposta, quindi lo faremo insieme o se non lascio fare direttamente a voi. Improvvisiamo. Cosa già fatta. E poi viene una cacchetta. Seguita, si avanti. Montagne russe. Io nell'attesa provo giochi a caso, vediamo che cosa succede. Vediamo. Se carica, eh. Allora, io non ho capito questo gioco come funziona, sinceramente. Ok. Vabbè, lasciamo così, va bene. E che dobbiamo fare? Ah, improvviso. Roller. Sì, vabbè, fra, ma io non è che voglio costruire, voglio giocare. Ma che è sta cosa? Spariamo.
Ma io non voglio. Ma giochi a caso, senza dover creare. Cioè, non voglio le cose complicate. Già troppi tasti. Ma che sta a volare questo? No, raga, ma che è? Tipo Fortnite dei poveri. Però no, non sono crepato. Oh, è Fortnite dei poveri, raga. Ah, posso falciare. Posso entrare anche nelle case? Mi ci butta a capofitto qua. Ma che brutta cosa, ma guarda. Oh, ma non spara, non so i tasti, frate. Cioè, non. C'è un problema. Le hanno fatti vedere i tasti, ma io non l'ho capiti. Cazzo, sa. Mo crepo. C'è un problema. Ma come salta? Ma sembra un bradipo. Non ho capito il tasto. Io devo scappare perché non ho capito i tasti. Mi vado a riparare. Anche se secondo me ce l'ho dietro il culetto. Allora, aspettate un attimo. Option. No. Ha fatto vedere i tasti, ma io non ho capito come si spara. Mica l'ho capito, sì. Posso solo falciare. Oh, ma c'è una barriera. Questo è Fortnite dei poveri, mi spiace. Ma che merda. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma perché? Ma che merda! Ma cos'è? Che gioco orribile! Orribile! Vediamo questo. Minchia, raga, me la fanno fritta, oh. Me la sanno fare fritta, veramente. Perché? Sei più. Perché? Io avevo un'arma e mi ritrovo ad avere un coltellino. Non commento. Ma che cazzo? No, raga. Non è commentabile questo gioco. Non è commentabile. Ma in che senso? Che cazzo? Ai, devo sparare? Che gioco aggressivo questo. Ma questo salta e poi colpisce il tipo. Mi sa che ci colpiamo in testa. No, vabbè, raga. Sto volando, ma cos'è? Sto letteralmente volando, ve lo posso dire. Ci ho schiacciato così, a casissimo. Ma che cazzo? Che giochi stupidi, raga. Ma vero? In testa. Parkour missione 007. Sono crepata. Mi sono già rotta le palle. Non questo, devi creare tipo la tua storia. A me divertono queste cose. Chi è sua moglie? Lui è mio marito. Noi siamo sposati. Decidetevi. Entrambe. A o B. Vediamo chi è la moglie. Lui è molto felice di questa cosa. Cioè, nel senso, è molto felice e dice. Va bene lo stesso. Entrambe. Le pigliamo entrambe. Ma che dov'è? Ah, questa è la moglie. Un indizio. È lei. Poi scopri che è la sorella. Ma va bene. Ah. Indovinato. Grazie, se. Applaudiamo. Applauso. Chi non è incinta? Ma perché? Ho sempre fame e una schiena a pezzi. Entrambe le cose. Ma poi perché indica un cuscino? Ma esattamente. Questa. Nessuna delle due è incinta, quindi. Ah, chi non è incinta? Minchia, raga, sono sveglia. Ci sono arrivata dopo, va bene. Chi è l'impostora? Facciamo un picnic. Sarà dell'ultimo cibo. Perché questa qua. Ma in che senso? Ma cosa cazzo? Ma perché si sono. Ma in che senso? Cioè, picnic con. Chi è il cattivo? Odio fare il check-in. Perderò il mio volo. Esattamente di cattivo cosa c'è qui? Ah, perché io vedo la faccia? Pepino! Ma non ho capito questo qua che non dice niente.
Ah, perché c'è una bomba. Ok. Ah, buonasera, buonasera, ciao Ale. Benvenuto. Guarda che gioco stupido. Chi è stato a fare questo? Questo ha ammazzato. È lui l'assassino. Sono innocente. È lui l'assassino. Ma... Ah. No, non ti ho detto di... Dov'è il gatto? Sta dormendo, che carino. Guarda la nonnina che sta a fare ca... Ma quanti gatti ha? Ma quanti gatti ha? C'ha pure le statuette. Viva i gatti, insomma, no? Guarda dietro la poltrona. Dietro. Cioè, uno non poteva... Cioè, ce ne sono 4, 5, 6, non va... Entra... Tutti non vanno bene. Sì, sono random. Chi dei due tradisce? Dove sei stato? Era lavoro. Secondo me lei. Prima trova le prove. Il vino. Ma sì, voglio sparare a cazzo. Proviamo le prove. La borsa. Cioè, io sto capendo tutto comunque. È entrato qualcuno? No. Pensavo, ho sentito una voce e ho detto, ma... Ma cos'è? I piedi? Mi spieghi come faccio a capire da due calici di vino, una calza e una valigetta chi tradisce chi, scusa? È lei. Ho indovinato a caso. Un calzino, un bicchiere di troppo e il marito è appena rientrato. Deve esserci un altro uomo. Ora bisogna trovare dove si nasconde. E ma io devo trovare... Chi è il lupo mannaro? La cipolla. Cazzo, come si funziona? Madonna. Proprio quei giochi che ti fanno venire il cristino. Via. Mi hanno già rotto le palle. Questo. Life Choose. Life Simulator. Inizia la vita di Luna. Il tuo personaggio è un bambino. Cresci. Effettuando una delle quattro scelte per anno. Ciascuna avrà effetti determinanti sulla vita del personaggio. Che bella bambina. Mordi tutto, piangi a perdi fiato, gattona tantissimo, lecca di tutto. Ogni scelta influenza la vita di un personaggio in qualche modo. Leccare tutto fa male alla Luna, facendole perdere. Ah, bene. Gioca con mamma, gioca con papà, gioca con i giocattoli, gioca con attrezzi. Gioca con attrezzi, che ci facciamo male. No, scherzo. Giocare con gli attrezzi ha migliorato la sua creatività. Vediamo su questo gioco. Piangi per vedere i cartoni, fai versi rumorosi, usa il vasino, arrampichiamoci, tipo Spider-Man. Arrampicarsi ha potenziato i suoi muscoli. Potenziamo i nostri muscoli. Dai, è tutto. Allora, gioca con il cane, gioca con i mattoncini, fiondati nell'armadio di papà, segui mamma. Fiondiamoci nell'armadio di papà, così a casissimo. Seminare il disordine nell'armadio di papà ha fatto arrabbiare lui, ma lei si è divertita. Bambina cattiva. Bambina cattiva. Guarda troppi cartoni, disegna, gioca da sola, tratta altri bambini gentilmente. Non poteva far dispetti? Allora, gli dico, gioca da sola. Inventarsi i propri giochi le ha potenziato la creatività. Indossa pantaloni, indossa gonne, indossa pantaloncini, indossa jeans. Pantaloncini. Ah, sono già adulta, raga. Sono una baby, una bambina. Quanti anni ho? 10 anni? Luna adorava indossare i pantaloncini. È bello poter scegliere cosa mettere. Fatti degli amici. Impara a muovere una canzone. Stai con i genitori. Giochiamo da sole. Siamo persone molto riservate, che stanno da sole, che non amano stare con gli altri. Siamo molto solitarie. C'è la passione. Ce l'hai, con questo giuro passione. Ti giuro, Ale, dovessi riuscire a portarti giù la passione, ti voglio lì, te lo giuro. Dovessi mai riuscire, ti voglio là. Decise di isolarsi a giocare con i propri giocattoli. Questo ha potenziato l'intelletto e la creatività. Sbang. Coccola il gatto, cattura le farfalle, dai la caccia alle rane. Abbaiamo col cane. Ha infastidito da morire i genitori di Luna, ma l'imitazione ha sviluppato le sue capacità artistiche. Mo siamo delle attricinate. Apri di nascosto il laptop di papà. È che troviamo un Burnett. Non si dicono queste cose.
Rassetto la stanza, sudo, sodo, provo i rossetti di mamma. Apriamo il laptop. Ha cancellato i salvataggi del gioco di papà, facendolo infuriare di brutto. Ma l'avrei fatto pure io, avrei avuto pure questa reazione, ma non mi sarei arrabbiato così tanto. Mi avrei fatto capire che non si fanno queste cose. Invece no, mi arrabbiamo. Prova il canto gutturale. Scrivi per il giornale scolastico, fai skateboard, entra nei gruppi, fai skateboard. Crescendo ha sviluppato interessi pericolosi, ha avuto qualche incidente doloroso qua e là, ma continuando a migliorare. Meno 10 più 15 di forza. Siamo forzute, ma sai che devo trovare il modo per poter appunto collegare il... come si chiama? Oddio, non mi viene in mente il nome. Il DS, cioè non so se sia possibile questa cosa, sinceramente. Allora, aspetta un attimo. Allora, andiamo avanti, vediamo cosa succede. Scorri TikTok. Grazie. Scorri Twitty. Scorri Farsabook. Ma che cosa sarà? Apri Wikipod, raga, scusatemi. Le voci di Wikipod le hanno insegnato molte cose, ma star seduta così a lungo ha pesato un po' sui suoi muscoli. Meno 10 di forza, più 10 di cervello. Partecipa a un pigiama party, vendi biscotti per beneficenza, prepara la cena, partecipa a una gara di disegno. Ma tipo mangiare fino a sentirsi male? No, no, no. Scherzo, no, no. Magari no. Usare emulatore, io uso Citra? Ah, ok. Per 3DS. Oddio, aspetta. Queste paroline va bene, ma non le so pronunciare. Ah, tutti i giochi Pokémon? Emulatore, ma quello lì che dici sull'iPod, tipo? Una roba del genere? Poi mi spieghi bene, perché ho visto una roba su TikTok? Nel caso esce fuori... Ah, su PC? Ale, sai già cosa devi fare. Mandami qualcosa su Telegram, perché se questa cosa esce glielo porto. Giulia Passione, minchia, le porto tutti, dal primo all'ultimo. Ti porto tutti Giulia Passione, cioè, ti faccio venire la nausea. La nausea, Ale. La nausea, è presente? Bravo! Allora, partecipa a un pigiama party. Vendi biscotti per beneficenza. Partecipiamo a una gara di disegno. A causa della sua scarsa creatività ha fallito. Questa l'ha intristita. Ogni scelta influenza in maniera differente un personaggio a seconda del livello dell'abilità. Ma sì, ne usciamo contente. Fai le ore piccole, fai esercizio fisico, partecipa a un'audizione di calcio, mangia cibo spazzatura, mangia cibo spazzatura. Mangiare quel cibo ha influenzato negativamente la sua salute. Sono una brutta bambina, una brutta persona, lo so. Modella la carta, cincischia. Prova il parkour, riuscita alla scuola di dibattito. Proviamo il parkour. A causa del fisico poco sviluppato ha avuto... svariati incidenti facendosi del male. Ogni scelta influenza in maniera differente un personaggio a seconda del livello dell'abilità. Io non sto guardando le abilità. Io sto facendo a cazzo, ragazzi, cioè sappiatelo. E ovviamente devi scaricare la ROM. Ci sono tanti siti. Facilissimi pure da usare, devi solo installare e fare tutto da solo. Allora poi lo faccio fare a Fede. Ci vale sempre una cosa del PC, non è mia, quindi farà poi lui appunto, perché a me non sa cosa fare prima che faccio danno. Allora, bullizza un nerd. No, non si fa. Aiuta un bambino diversamente abile. Aiuta un anziano. Taccheggia un negozio. Aiutiamo un anziano. Questa buon'azione le guadagna karma positivo e l'approvazione dei genitori. Modestamente. Marina la scuola. Fingi di studiare. Aiuta a lavare i piatti. Pulisci il retro. Mariniamo la scuola. Ha incontrato cattive compagnie e marinato la scuola. Se ne è pentita anni dopo. Ah, è già cresciuta. Ok. Mi sono invecchiati anche i genitori, domanda, perché io questa cosa non l'ho minimamente guardata. Ah, 17 anni, ragazzi, la bimba qua. Aspettate che faccio una cosa. Non si vede bene. Strano. Vabbè, Luna ha 17 anni. Facciamo andare bene così. Luna ha 17 anni, la mamma ne ha 41, il papà 44. Che cazzo di età hanno avuta?
Allora, allenati, studio matematica, studio geografia, leggevo i fumetti. Ah, ho 18 anni, mo. Cioè ogni cosa che faccio aumento di età. Leggere i fumetti è la resa una persona più creativa. Vediamo. Premi sulla cornice per iniziare una vita. Che succede? Faccio figli. Gioca vita e storia. Una vita a storia giocherai con un personaggio prestabilito. Dovrai portare a temi sui obiettivi. Libera. In una vita libera puoi scegliere un personaggio. Ok. Libera. No. Adam. Isabella. Kira. April. Ok. Ma perché? Ma di nuovo. Sei tornata indietro. Ma in che senso? Scusate. Ah, quello era il tutorial. Vita. Il più grande sogno di Mirana. Ma Mirana, ok, vabbè. Allora. Brava, sì, Fred è sicuro, fai in 2 secondi, sicuramente. Vai intanto, metto i due link, download. Sì, vediamo se poi riesci a farlo anche dopo, quando finisce, dice no. Vediamo quanto ci mette. Ah, il più grande sogno di Mirana è quello di andare nello spazio. Purtroppo però è di famiglia in... Nessuno sa... Ok. Maledetta da una strega mentre sua madre le aveva in... Oh, vai, strega. La stregoneria di Amelia. Fu maledetto, ok. Unisciti al culto scarlatti. Impara la magia nera, sconfiggi Don Fatturo. Che fantasia. Passa tempo con il figlio del vicino. Bacia la mano di mamma. Gioca con papà. Gioca con le mollette. Bambina strana. Bambina strana. Quale sia 3DS che DS? Io ho l'XXL e il DSi. Belli. Smonta la macchina giocattolo. Prova a cavalcare il cane. Povero cane, però lo voglio cavalcare. Mangia il moccio. L'abbiamo fatto tutti, penso. Fingi di dormire. Ah, cavalchiamo il cane. No, non puoi mettermi la pubblicità, maledetto. Fingiamo di fare il pisolino. Ma io, perdonami, scusate. Cioè, io stavo continuando con la bamba. Con la bimba. Perché adesso mi fai fare questa roba qua? Acquista. Cioè, qua continuiamo a inventare storie, eh? Ma basta. Cioè, pensavo succedesse qualcosa di più significativo, più bello. Sì, con la bamba continui. Un'uscita così spontanea, non l'ho fatto, cioè, non era voluta questa cosa, sinceramente, con la bamba. Allora, apriamo le danze, dato che non nessuno vuole entrare, che siamo tutti timidi stasera. Cambiamo e partiamo. Io direi di partire con la bamba, Ale, con la bamba. Partiamo con l'impiccato, vediamo cosa esce fuori. La maggior parte dei giochi sono pensati appunto per giocare insieme. Quindi mi sa che niente. Voglio vedere questo, che famo qua? Cacone? Amore? No, c'è lei. Ho bisogno di te. Cioè, devi guardare una cosa. Che ha mandato Ale su Telegram. È tipo l'emulatore, il simulatore, l'emulatore per DS. E ha mandato dei link. Ce l'ho l'emulatore DS. Ah, sì? Dov'è? Era quello per PC. Riesci a fare? Adesso. Se riesci, sì. Nel mentre che sono in live parlo. Perché tanto secondo me stasera con gioco che ti passa non si fa nulla. Ma cosa vuoi si Giulia, DS? passione. O Nintendox, vediamo. Giulia passione. Cioè, mo, raga, se riusciamo a fare... Mi vedete persa, Ma cioè... ce l'hai anche per Android. Però, devo portarlo sul PC. Per Android non lo sapevo. Cioè, sapevo per l'iPad. Tu hai finito di mangiare, però. Se riesci a farmelo bene, se no poi prossima volta. Perché Ale sta fremendo. Non vedo l'ora di vedere che cazzo è Giulia Passione. Ma è legale questa cosa di portare l'emulatore? Cioè.
guardando. No, ma c'è da scaricare 200.000 cose. Ah, non E gliela. vabbè, ma se lo faccio domani? No, ma in realtà me la mando così. No, te lo Sì, faccio domani va allora. bene, no problem. Va bene. Devi Niente, dobbiamo finire quello che si attendere deve per più la fare domani. passione. Dobbiamo attendere. Allora, io voglio partire con l'impiccato, però. Sono da sola. Vediamo. Andiamo all'impiccato, ci provo. Non ce la faccio. Ah, un giocatore, vediamo cosa esce fuori. Ok. Sono un poliziotto, no. Funzione nessuna immagine. Numero di turni, facciamo il massimo, così ci abbiamo i coglioni. Numero di vite, 4. Lettere maiuscole, no. Evidenzia le vocali, va bene. E questo è tipo, come si chiama? Uno scrigno. Non si vede una ceppa, però facciamo così, salvo immagine. Qui la vedete. Cioè, non si vede una ceppa. E questa qua è l'immagine. Tipo uno scrigno, com'è che si chiama? Cassafo. Com'è che si chiama scrigno? Mi viene in mente la parola giusta, raga. Non è... Non c'è. Boh. La S. Sì. No. Come cazzo si chiama? Non mi viene in mente la parola, mannaggia. Baule, no, c'è la S. Con la I. No. Ma che l'hai perduto con la O? M, che non ci azzecca niente, però vabbè. Baule, cassaforte, tesoro, ciuccia, tesoro. Dov'è la S? No, la R. Che bella sveglia, scusatemi. Tesoro. Cazzo è sta cosa? Scusate, ma... No, vabbè, raga, sto male. Ve l'ho già detto, la roba ha salvato, ma in che senso? No, vabbè. È un orologio. Oh, quante ho? Orologio. Lo. Sì, fai... qua... Ok. Amore, tu devi stare tranquillo per l'emulatore, come cacchio si chiama. Orolò, della G. Guardale che grande che sono. Ma, amo, funziona anche sull'iPad questo qua. E anche per l'iPad. Ah, prova a vedere se c'è. Direttamente dall'iPad. Ma non Apri riesce. una scheda. Dv Aspettate, raga. Citra. Non Citra. Citra. Esatto. C'era per. C'è per. iOS c'era, l'avevano fatto, però. C'è scritto Windows, Mac. Mac, Però cavoli. se... Vai, voglio scaricarmi un attimo. Per favore. Questa è tipo una bottiglia, secondo me. Ah, desum... Amo, desmune. Desmune per DS. 3DS e Citra. Desmune per DS. Quello lì devi scaricare. Desmune. Grazie, Ale. Allora, vediamo qua cosa dice. No, ho sbagliato. Ma è bottiglia comunque. Niente, non riesco a farvela vedere perché sennò mi spoilerò tutto il nome. Faccio che fare la bottiglia.
Sì, però io lo voglio veloce, boh. Vediamo. Sono velocissimi, minchia, non vedo l'ora, Ale. Cioè, io gioco di una Nintendox, tu non hai capito. Il povero cane che avevo adottato sarà morto, sepolto e risorto, e ritorno con Nintendox. Ok. Perfetto. Grande Ale, grande, grande. Bottiglia. Sveglia. Ma è facile? Sveglia. Stiamo indovinando tutte, ragazzi. Sveglia. Che cazzo? Basta. Direi di fare una cosa. Bello. Direi di fare una bellissima cosa. Vediamo se esiste. Dimmi di sì. Ma no! Cookie Mama, ho schiacciato Cookie Mama. Ma questo è Cookie Mama assassino. Ma se i bambini vedono una roba del genere, si rovina tutto. Ma in che senso? Ma perché? Cookie Mama assassino, mamma ha dato. Ma guarda qui. Ma questo è un insulto per Cookie Mama. Non mi fa andare. Dai, divertiamoci così. I codici vanno troppo lenti. Che palle! Fammi giocare, non rompo cazzo. Non ce la faccio, eh. Oh, buonasera Alex, benvenuta. Buonasera. Clicchiamo su panino. Arrivo, eh. Com'è, tutto bene? Sta a posto? Non riesco a metterlo meglio, quindi direi. Ah, ma c'è lo schermo, raga, ma che sono rincoglionita, veramente. Cioè, abbandonato per 2 mercoledì. Grazie, che passi, molto, mi fa molto piacere. Sei molto gentile. No, dai, non dire così. Lei c'è sempre, c'è sempre. Ma come? Perché? Come? Hai litigato con persone con. Ma in che senso? Cosa è successo? Sempre se ne vuoi parlare. Mi spiace che è avvenuto questa cosa. Clicchiamo sul panino, fai la carne. È partita la lista con Alex. Ieri hai fatto qualche disegno, Alex? Hai detto guardate il mio talento? Oh. Ma attendi cosa? Arriva la signora che vuole il panino. Cliccare su. Ok, vuole un succo d'arancia il signore. Ok, clicchiamo sulla carne. Se si brucia il cibo, fare doppio clic per cestinarlo. Ma non si brucia. È il gioco maledetto. Mi stai facendo sprecare il cibo. Può succedere? Che cosa? Che si brucia un panino? Ma come buttare? Ma perché butta i panini, cretino imbecille? Mi dai i panini, ragazzi. Ok. Io sto seguendo il gioco. Non sto neanche guardando. Vai, griglia. Formaggio non me lo chiedono sti pezzi di merda. Ok, questo qua già aspetta il suo panino col formaggio. Stavamo giocando con dei ragazzi e mi iniziano ad insultare a caso.
Ottimo. Ho bruciato un hamburger, cazzo, scusate. Arrivo. Ok, quindi questo qua ha iniziato ad insultare a random. E poi ho risposto male perché abbiamo iniziato. Ah. Ma perché questo è partito con questo trip di insultare a cazzo? Ma hai risposto a tono? O l'hai insultato pure tu, c'è cioè, di brutto. Di merco, io. È tipo una roba del genere. Oh, cazzo, l'hamburger si è bruciato. Questo qua mi sta ammazzando. Oh, aspetta, l'hamburger è qui, frate. Con calma. Aspetta. I cazzoni ci stanno sempre. Non mancano mai. Ci stanno, ci stanno. Sì, ma... Secondo me basta appunto dire qualcosa che li fa stare zitti senza appunto sfociare sul... senza fare quello che fanno loro. Ehi, tu, vuoi un panino con hamburger e formaggio? Eccolo a te. Aspetta che arrivi un altro, grazie per l'applauso. La vogliamo tutti insieme appassionatamente. Un altro hamburger col formaggio per lei, signora. Bene. Vabbè, quello è anche vero. Però che palle così, cioè, minchia, ti fanno salire proprio quel crimine potente. Tipo un bastone di testa, tanta, ecco. Magari si zittisce. Cosa facciamo qua? Mi fa andare avanti. Abbiamo pure. Vediamo. Sì, ma io ho già tipo. Come si chiamano? Tutte le cose sbloccate. Qua si sta bruciando il panino. Tieni i panini. No, perché l'ha buttato imbecille gioco, maledetto. Lui mi ha anche dato. Mi ha anche detto, ma tanto che stava cercando una ragazza. Mannaggia, mi ha bruciato il panino. Oh, arrivo! Stavo cercando una ragazza. Formaggio. Niente, la signora è incazzata. Ma no, mi ha buttato il panino! No, aspetta. Niente, raga, ho perso i clienti. Ah, mi ha detto che cercava una ragazza, ma... Oddio, sto sprecando un botto di cibo. Ma, nonostante questo, lui comunque è fidanzato. Grande pezzo di cane. Non si fanno queste cose, ragazzi, non si fanno. Arrivo, signor, con calma. Parlando con i miei fra. Panino. Panino. Sono quelli che magari appena arrivano a casa muore di qua, muore di là. E poi quando sono in giro fanno i cazzoni potenti. Che bello. Sono proprio una meraviglia. Povere persone, che poi in realtà dipende com'è fatta la relazione, però è proprio da sei squallido se fai così, cioè io la vedo così, sono proprio contro queste cose, cioè non le sopporto, piuttosto lascia una persona e fai quello che cazzo vuoi piuttosto che appunto ferirla o comportarti come un codardo del cazzo. Io raga devo fare un attimo una cosetta. Quindi mi sa che mi lascio un attimo nelle mani del fefone. Interrompo il giochino. Non posso interrompere il giochino, in che senso? Ok. Io nemmeno lo guardo, ne guardo le ragazze qua. Vabbè, male lì dipende chi ti trovi, perché non è detto che magari trovi una cazzona, un cazzone. Cioè, dipende chi ti trovi sempre, secondo me. Ma nemmeno io, cioè, piuttosto appunto preferisco dovessi, cioè, metti caso, cioè, lascio una persona, non gli vado a fare le corna, cioè, proprio non esiste questa cosa. E raga, vi devo abbandonare un attimo, 2 secondi, vi lascio istruzioni per l'uso di casa, a breve faccio venire il fone. Devo fare un attimo una cosa.
Mi tocca intrattenere perché c'è Veronica che sta facendo la cacca. E non voleva dirlo perché poi si sarebbe sentita in colpa. Ma io sono infame, quindi lo dico lo stesso. Vedi che c'è anche Alessia a fare la cacca. Nulla di più semplice. Ma no, amo, adesso non lo faccio. Fatto tutto. Amo. Ma c'è una persona in chat vocale. Ah, ok, perfetto. Devo vedere se funziona l'audio. Ah. Ok, adesso guardo, aspetta. Devi dirmelo, no? Aspetta, qua non mi dice mai niente. Io ti sento. Ciao, Andy. Ciao. Io sono non la femmina, il maschio sono. Ah, ma hai finito di fare quei bisogni che devi fare, che non devo accennare perché sennò ti senti a cagare. Hai già detto che devo fare. Ma anche tu. Anch'io ho detto che ho fatto cacca, però non è che lo dico. Ma sì, tutti caghiamo, che vuoi che sia? Oddio, che è sta roba? Oddio, questo suono. Ah, è il gioco. No, ho cliccato sul gioco ed è partito l'audio e mi sono spaventato, mi è venuto un Togli io infarto. però l'audio. L'ho tolto. Ma hai tolto Andrew così. Non ho tolto Andrew. Perché questo è l'audio del gioco. Amo Andrew quando l'hai sentito. Guarda. Lui sta parlando, Ma Andrew. non si sente in live. Sì, che si sente perché ho sentito solo Amo, questa. non si sente E dicono! Ah, è tutto bagnato, che schifo! Avevi detto che non mangiavi il gelato. No, amore, avevi detto che non mangiavi. Posalo. Posalo. Amo, l'hai mangiato. Amo, l'hai mangiato io il gelato. Posalo. No, ho Amo, capito, però innanzitutto come sono i si miei fa? gelati quelli. Però senza lattosio. E soprattutto, cioè, sono senza latte. E tu il latte lo puoi bere, io no. Quindi mettilo via. E secondo cosa, hai già mangiato ieri. Come si fa? Non Amo, no, metti. Amo. ti mangi mi come ricordo. quando è Amo. pistacchio stasera. Dai, Mettilo via. sono No, qua. amo. Si fa, Amo, dice. hai già mangiato gelato ieri. Non puoi mangiare un gelato. Hai mangiato gelato l'altro ieri. Ieri e pure stasera. Mangiati uno yogurt. Amo, non mangiare gelato. Entrambi. Io ti ho detto di prendere anche lo stecco gelato, tanto non hai voluto prenderlo. Non posso mangiare quello, scusa. Era un modo di dire. Chiudi sto freezer, per favore. È inutile che sbuffi. Posso mangiare il tuo codone al cioccolato, il tuo budino della Sì, Varsavia? quello lo puoi mangiare. Contenta adesso? Sì, Eh? prendo anche un pezzo di cioccolato Pure il cioccolato fondente. Mi hai fatto alzare adesso, guarda te. Mi spiace, Ale. Vieni qua. Vieni qua. con te. No! Vieni su. Vieni qua e dammi un bacino. No!
Vieni qua e dammi un bacino, muoviti. Prova, Che prova. poi se no mio padre urla di nuovo. Prova, prova. Ale, Ok. scusami Ale, Andrew dimmi. No, 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 stavo provando, sto facendo prova, prova, sto sistemando il Ok. microfono. Prendi il cioccolato, dai, il cioccolato. Apri la bocca. Ok, spendo il cioccolato. Vieni. Perché devono muovere gli aggiornamenti? Ci sono, raga, scusate. Ciao. Ciao Andrew, buonasera, Mi buonasera. senti bene Sì, questa volta ti oppure mi sento senti un bene. po'? No, ti sento molto Meno meglio. male. L'altra Meno volta male, ti sentivamo veramente, veramente poco, sai? meno male. Perché sono da PC, ho detto stasera mi sono convinto a prendere il PC Hai e fatto fare quello che bene. dovevo fare. Hai fatto bene. Allora, dato che sei l'unico che è entrato, che facciamo? Cosa vuoi fare? Aspetta, sto facendo un aggiornamento del spyware qui, un secondo. Allora, Mi sa che ha vediamo. finito. Questo è un computer, diciamo, mezza schifezza, però a quanto pare va bene il microfono. Piace? Costavo 2 euro, sarà per quello. Allora. Non mi fa impazzire il cioccolato bianco. Allora, No, c'è il se tu cioccolato adesso bianco. metti un giuco, per esempio, Sì. no? Dove lo vedo io? Giù? Vedo Ti condivido lo schermo. Farm Village. No, 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 guardami. Perfetto. Ok, guarda in diretta, Condiviso lo perfetto, schermo. ok. Hai visto? Sì. Ok. Ok. Sì, guardo un attimo. Allora, aspetta un attimo. Sì. Andrew, ti sto chiamando Darwin, ma perché? Arrivo, aspetta. Va bene, Vai, vai vai, sereno. tranquillo, tranquillo. Parla tutta, Ale, mi raccomando. Mamma. Dovrebbe. Posso piano piano, amore? Amo. Sentite? Stavi dando le create sui bordi, la luce. Qualcuno ha detto. Non so. Ho urlato, vaffa. Devo dirlo. Qualcuno sta litigando. Amore, ci sono vaffanculo. Prova, prova. Andrew, arrivo, scusami. Ah, mi Volevo sentite? fare tipo quelle scene strane, simpatiche. Allora, cosa giochiamo stasera? Ah, stasera ci sono tanti giochi da fare tutti Oddio. insieme. Il problema è che siamo solo in due, Ma quindi non è fattibile. Come se adesso mi guarda. senti? Sì, sento. No, è che Ah, non ok. ero in cuffia per quello, non ero in cuffia. Per Ah. quello. Stai parlando da solo, beh. Allora, se metti qualcosa, già possiamo fare qualcosa. Allora, Cioè, devi se metti contare qualche... che la maggior parte appunto dei giochi sono giochi dove si gioca in tanti, quindi non lo so. Ah, C'è ok. l'impiccato, se vuoi continuiamo con l'impiccato. Va bene, sì, facciamo l'impiccato. Sì, vabbè, giusto per ammazzare il tempo, vediamo un Allora. po' se riesco a giocare. No, non lo devo prendere, lo prendo il 13. Arrivo, raga. L'altro ho finito, ho finito tutto. Non devo più prenderli. Allora, abbiamo il gioco dell'impiccato. Siamo in due. Allora, scegli Ok, ci sono. il tuo Eccomi. avatar. È un po' piccolino qua. Come si fa? No, tu dirigo io. Tu dimmi, Ah, faccio io. ok. Hai questi avatar qua. Fuoco. Sì, va bene il fuoco, dai. Ok, te lo metto. Allora. Ok.
vuoi che ti Forse. salvo? Il Senti, nome? Andrew. Andrew, sì. Oddio, scrivo così, perdonami. Dimmi. Così, vero? Amo. Sì. Mi Ok, amore, niente. chiama del tuo amo. No, no, amore, non ho detto amo. Tranquillo. Allora, nessun aiuto, definizione, si indossano per vedere meglio. E l'immagine, ovvero con l'immagine come ho fatto io, che è un po' tipo nascosta, e devi indovinare appunto, si indossano per vedere meglio in definizione, quindi questo qua dovrebbe essere tipo occhiali, quindi una roba del genere. C'è la frase e tu puoi dare la definizione di quello che dovrebbe appunto indicare questa frase, e nessun aiuto è proprio random, cioè tu butti le lettere e formi la parola. Cosa vuoi fare? Si può mettere quello lì dove almeno metti una lettera iniziale e finale, no? Quello il classico dovrebbe essere, Ma non credo. sai che forse non c'è, adesso vediamo un attimo. Non Non c'è c'è? quello, no. Parti Forse appunto con definizione le dovrebbe vocali. Vediamo. essere. Andiamo a Definizione punti. dovrebbe essere. Dovrebbe. Allora, numeri turni facciamo il massimo. Ale ha messo il tirannosauro Rex, quindi penso che abbia fatto una grande cagata. Ma dettagli. Chi indovina va avanti, lettere maiuscole no, evidenzia le vocali, facciamo no. Prendiamolo così. Vedi. Avvolge il cuscino. Ma È così. come si zooma qua? E non allo zoom. Allora, tu dove sei? L'ho fatto io lo zoom. Non si vede niente. Si vede un po' di merda. Qua no. Te lo leggo io. Ci vedi bene? Perché non riesco a zoomartelo. A, B, Non... C, D, E, F, F, G, G, H, I, L, M, M, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, T, T, G. U, V, Z. E poi hai... Ah, no, sei del dialetto. Sì, lo so, amore, grazie. Poi avvolge il cuscino. E qua c'è tipo la parola che dovevo Avvolge indovinare. il cuscino. Sì. Ma conta che va ogni singola lettera. Cioè tu devi mettere ogni singola lettera. Tu schiacci la E, lui fa il Allora, conto Federa per tutte. dovrebbe Federa. essere. E prova Federa. Vai. Aspetta che non ho messo il tosterino. Dovrebbe. No. Allora, Sempre se non. Ma è quella sicuramente. Ok, ti ho come si fa a condiviso. fare il logo su? Cosa? Si vede niente qua. Allora, c'è un Come problema, non so come ingrandirlo. Ah, ci sta ingrandire un ancora po' lo schermo, la... forse lo devo fare No, no, sono io che devo ingrandirlo. Puoi farlo anche tu dallo schermo, in realtà. Perché con Opera non mi ricordo come si fa a fare... Vabbè, aspetta. Vediamo. io. Ingrandire lo schermo. Opera. Schermo intero, ah, ero io il coglionaccio. Ci Ok, ho sei? fatto io, ho fatto io. Ok. Sì, ci sono. Allora, Federa. Ok, sì, adesso te la metto. Aspetta Sì, solo sì, sì. un attimo, che qua lo sposto. Oh, così si vede bene. Perfetto. Ha detto che ancora è sul CS e ci sta ancora la prova. Grande comunque, Federa. Io lo chiamo copricuscino. Pensa a te. Ah, vabbè, io questa qua dovrebbe essere facilotta, Cura com'è i questo? pazienti, medico. Dottore o medico? Dottore, allora. Dottore dovrebbe. Tocca a te. Ah, qua aspetta. Ho sbagliato io. Praticamente il gioco ti dà i turni, no? Cioè, prima toccava a te, ho sbagliato io, quindi vai. Solo che mi dai punti a me. Vabbè, facciamo così. Ah. Sì, non è a caso, mi sono dimenticata. Ma non... Ah, dottore, sì, è dottore, ok. Dottore, soltanto tu lo puoi fare perché anche se clicco Sì, io non mi fa no, no, fare. sono solo io. Lo so, non è proprio il massimo. Allora, adesso... No, Ah, sto continuando a buttare lettere a cazzo. Vabbè, ti sta dando... Ma tanto abbiamo detto entrambi, va bene. Dai. Allora, rifacciamo da capo. Tocca a te. Ok, il cielo quando è coperto. Nu... nuvoloso, nuvoloso. Lo sto, sì, va bene, sono è giusto il È numero delle nuvoloso, anche caselle, sì. secondo me è nuvoloso. Allora, aspetta perché adesso... No, ho sbagliato, ho schiacciato la H, perdonami, colpa Chissà mia. se possiamo giocare poi, posso giocare io, bro. No, questo qua lo Credo posso di fare sì. solo io, no, no. No, dico qualche altro Sì! gioco, mi sa che lo posso giocare io, no? Come faceva Alessio, sì, mi sa di sì. Sei su Discord? Su Discord sto, sì.
Sì, effettivamente, che domanda stupida ha fatto, Madonna, sono più scema, scusa. Volendo si può fare, ci sono dei giochi. Dato che ancora, cioè siamo in pochi, volendo possiamo fare dama se vuoi. Come No, no, va bene, non ti preoccupare, dai, tanto va bene questo. Mi vuoi tu, eh? adatto a tutto No, io. no, guarda, tieni. Tanto non... È più famosa. È più famosa. La più famosa è la Margherita È Pizza. la La margherita. La pizza. pizza, sì. Boh, Sì, la pizza. Dai, se vuoi abbastanza strano. facciamo una cosa. Io leggo la frase, poi vabbè, visto che stiamo giocando entrambi. Oddio, che cacchio ho fatto? Aspetta, sto facendo danno. Piuttosto che fare appunto come fa il gioco, possiamo fare che sparare subito la parola appena lo sappiamo. Ti va? Facciamo così? E Ok, va bene, va bene. poi vabbè, Sì. no, non contiamo i punti. Facciamo così. Vabbè, ho sbagliato, cazzo. Allora, è pizza. Ah, leggo la frase e poi se la sappiamo ci buttiamo. Ah, risale la Ok. corrente del fiume. Non ho idea. Allora, risale la Risale. Se raga, se voi corrente sapete, ditelo pure. del Risale la corrente fiume. del fiume. Vabbè, iniziamo a dare lettere allora. Mettiamo con la O. No, con la O non c'è. Con la O c'è. Tocca a te, Andrew. Dimmi che lettera metto. Che posso Allora, mettere? proviamo M di Ok. Milano. Ok. Tocca di nuovo a te. Vai. L. L. Cazzo. Tocca di nuovo a te. Ah, di nuovo. Ah sì, perché le sto prendendo tutte, Sì, ok. vai. Allora. S di Salerno. Ok. Ma che cazzo è? Salmone. Appunto. Allora non ho capito, anch'io ho pensato salmone. Salmone, Ci ho pensato pure io, sì. però non ho capito molto sta cosa. Vabbè. Vabbè, il salmone, dai. Siamo 1-1. Eh sì, va controcorrente il salmone per cacciare i Ok. pesci, per Ok, va bene. quando caccia. Non lo sapevo sta cosa. Non lo sapevo. Comunque, Ale dice, dottore, chiami un dottore. Hai bisogno di un dottore, Ale, non riesci a fare cacca. La mucca fa mu. La pecora fa be. Mu. No, non fa mu. Mucca. Vediamo. No, Allora, che ho latte. sbagliato. Latte, hai ragione tu. Che cazzona che sono. No, veramente, questa cosa è orribile. Hai indovinato, ci sta, bravo. Siamo 2-1. Quello di ieri era difficile, eh? Quello di Ah, ieri se non vuoi era lo possiamo facile. provare a fare. Un problema da Quello di ieri. sottoporre. Quesito. Vediamo se è questo. Quesito. Quesito, giusto. Troppo Quesito. grande per essere. Ah, sì, lui è. È quesito. Quesi, ah, questi, quesi. No, No. ah. Questiona. No. Questione. 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 Ainzaru, eccolo, arrivato, arrivato. Non hai altri stili da seguire, Valentin. Scherzo, dai. Ale, È un altro ragazzo che c'è spesso. ciao. No, no, è Valentin. Oh, è entrato. È fatta tutta? Sente sempre meglio dopo una cacata. Ma... Mister Ah. Finezza ti chiamavano. Buonasera, carissimo Liberazione. Alessio. Buonasera, buonasera, Buonasera. buonasera, dottori. Allora, visto che siamo in tre, quindi direi che Ah, ma possiamo. c'è pure Vale, vedo. Sì. Dai, possiamo aprire le danze. Quindi iniziamo col gioco dell'impiccato. Il fidanzato del Zeb 89 praticamente è in bocca al lupo. Praticamente sì. Allora, ragazzi, Il fidanzato. vi metto i personaggi a caso, va bene? Ma che Sì, fa? va Una alla bene, va bene. volta? No, facciamo come... No, se no facciamo che appunto fare come stiamo facendo. Il primo che Come si fa? indovina vince praticamente. Che volete? Lo so, Vale, lo so che sei gay per lui, eh. Lo so, si Eccolo. capisce. Allora, come volete fare? Volete seguire l'andazzo del gioco, ovvero fare passo per passo? Ah no, aspetta, che c'è? Aspetta, aspetta, che cosa... Può dire? No, no.
Sai, ti ricordi l'altra volta che ho fatto lo stesso errore? Sai che c'era do la Ieri. soluzione? No, do la soluzione che ti fa scrivere la frase per intero. Ecco, me la sono dimenticata. Ecco. Si può Non mi fare. ricordo. Adesso ti faccio vedere. Vai sereno, vale, entra quando riesci. Non so bene quanto durerà la live, però quando riesci entra volentieri, ti aspettiamo. Cosa volete fare? Mo' vi spiego bene. Scusatemi. Se vede Zeppo 89 Ci tradisce, mi tradisce. Raga, volete fare nessun aiuto, definizione, immagine? ma che è il classico Sì. quello? Quello Ah, immagine. immagine è quello dell'altra volta. Vabbè, uguale, che ne so, Ecco, definizione. ora che l'hai Bravo, detto non comunque. entro più. Che cosa vale? Facciamo definizione. Sti cavoli. State, sposatelo. Ma aspetta, non ho capito, facciamo definizione, raga. Vai, Vai, che ne so, sì. Uno dei due, facciamo punti, facciamo. dai. Sì, maybe. Indovina chi va avanti. E va una ricca zagana. Ma Sdrum, eccolo. E vai una zagana, a Allora, domani. Andrew, dato che tu non c'eri l'altra volta quando abbiamo fatto, do la soluzione. E praticamente se tu sai la parola, appunto, come stavamo facendo. Tu mi dicevo. E la inserisco io ovviamente, la scrivo bene perché sbaglio ogni tanto e in quel modo ti dà appunto la soluzione per intero. Quindi se tipo Qualcosa su io, questo è passato l'olio. tipo esempio, qualcosa su cui è stato passato l'olio, ok? Do la soluzione, dico per intero la frase. Ah, adesso non puoi farlo perché devi avere 100 punti. Dai la soluzione, vedi qua tipo c'è scritto la regola. Madonna, raga, non son capace a Ah, scrivere. questo era quello dell'altra volta, Sì, beh. aspetta. Allora. No, raga, scusatemi, sono proprio una rincoglionita potente stasera. Alessio. Allora, Alessio. guarda, ti dà proprio le spiegazioni, sono io che sono scema. Teniamo le vocali. Qua c'è scritto, vabbè, c'è scritto lo scopo del gioco è indovinare la parola nascosta scegliendo le lettere giuste. Mi stavo uscendo un polmone. Ogni lettera sbagliata fa perdere una vita. L'obiettivo è trovare la parola prima che si esauriscano le vite. Sbagliare una lettera fa perdere 100 punti. Chi ha più punti alla fine Io vince. Dando la a quest'ora non. soluzione, si guadagnano 200 punti per ogni lettera indovinata. Bisogna avere almeno Vabbè. 100 punti per dare una soluzione perché in caso di errore quei 100 punti saranno scalati dal proprio punteggio. Dal conto in banca. Sì, le vocali indovinate non fanno guadagnare né perdere punti, ma essendo un grande aiuto fanno perdere il turno. Allora, partiamo, tocca ad Alessio. Lo è il Lo è matrimonio? una cagata pazzesca. No. Allora, e le lettere quali sono? Quelle arancioni? Buonasera! Eh? Ok. Zio Benit chiede qualcosa di non so che cosa, ma non si risponde. Non si... Banna, è un trollone. È un trollone. Non dico niente. Non già più, eh? Non dico niente. Un trollone gigantesco. Non so chi sia, non so perché, ma va Niente. bene così. No, Non lo so. Non lo so, no, Anna. io ho capito che è, sì, però. Penso anch'io, però va bene. Vabbè, ma che devo fare? Ma le lettere arancioni so. Devo scegliere. Devi la parola. Se tu sei la parola della soluzione, se no iniziate a dare lettere a caso, vedi tu. Non sei. Ma che so, Le quelle vocali. arancioni. Quelle arancioni che. Dove le vocali? Ah, ok, non Ah, c'entra e io niente. ho uno, non c'entra niente. Allora. Vai, Che ne. No, no, io non non lo so. lo so, Vale, non lo so Vabbè, ma. anch'io. Metti la E. La E? La E. Sarà una persona che. Ciao. Vai, c'entra. Bannato. La E, vado. Non so che cosa volesse dire, ma secondo me è qualcosa di brutto. Sconcio. No, no, io ho capito. Ma no, poi Va dopo tatico. Ma bene. è una cacchiata, era un trollone, Allora, era cosa di. Andrew. Ma sì, così a cazzo mi andavo Perfetto. di bannarlo. Ma te credo, sì, ma era un troll. Per me era Vale. È stato lui stesso e si è fatto un altro Oh. account, ha scritto Vai cagata. Andrew, tocca a te, che lettera Che c'è? mettiamo? La R. Non ne banno io, Vale. No. Cazzo di parola è? Ok, con la R vai Andrew, tocca a te. La S di Salerno. S, ok. Dai,
Dai, ma è quello. Boh, metto la M dopo. No. Con la A. Merdosissimo. Verdosissimo. Con la A. Non ho idea di che cacchio di parola sia, sinceramente. Vai, Ale. La M. Ah, boh, magari sì, Vale, magari puoi stupirci, la M. Guarda, può essere, Tutto vedi, può essere guarda, nella vita, tutto può era succedere. Vale sicuramente, no, è sicuro che era Vale, sono sicuro, 100%. La M ci sta, dai. Sì, vai, Ale, tocca di nuovo a te. Poi che ha detto sta cosa era lui. Capito? Perché lui adesso dice sa che io non posso farlo e Capito? quindi guarda, ti banno a te, sappilo. Capito, va a psicologia inversa, cioè, mo scrivo sta cosa così che ne esce pulito. Fa Sì, sprecare. sì, Ah, vabbè. sì, Sì, proprio. Vai, siamo. Ale, lascia stare, vai, vai avanti, per favore. Sì, è contatto, sì. Cosa ti metto, Ale? Che lettera ti metto? Ah, io posso dare la definizione, volendo. Se ce l'hai, aspettiamo. No. Ah, aspetta, pure io. No, Allora, aspetta. facciamo così. Se quella si piglia appunto in qualche modo, non so bene, lo Ma tocca a aggiungiamo. me, tocca a me, tocca a Sì, me. se sbagli tu, passo ad Andrew, però Andrew dice che la Sì, sa. cavoli, vai, vai, vai. No, no, la so pure io. Do la soluzione, te. Vai. Metti tu la soluzione. Vai. Cerimonia, cerimonia. Però scrivo bene a sta botta, vabbè. Era quella, Andrew? Cerimonia. Era la tua, Andrew, anche? Vai. Sì. Ok, va Dai. bene. Solo che non mi fa. Non me la fa dare. Sì, data, devo. No, C'ho sì, lo 1100. so, ma non te, era per Andrew, che Andrew la sapeva. All'operazione che si fa col segno più. Vai, Operazione Andrew, tocca a te. che sembra più allora dovrebbe essere no, non Ma che c'entra. cazzo? Ma che cosa? Addizione dovrebbe essere, però. E anch'io ho pensato Ecco, quello. sì, infatti, addizione dovrebbe essere. Allora, mettiamo la M di Milano, vediamo se c'è. Ok, vai. Sì. Ah, la so! La so! Scusate, ho rotto. Ah, pure io. La sai, No, io Andrew? no, io non lo Ho capito cos'è. Vai. so. E dai, allora tocca a te, mi sa poi. Non lo so, vai. Tocca sempre ad Andrew. Allora, Ok, sì. la O non si può mettere, però. Sì, Mi sa puoi di sì. mettere tutto. Prova la O. Sì, c'è. C'è. Ah, poi metto. Tocca a me, insomma. Eh Non sì. posso. Perché? Dai, non posso farlo perché non ho 100 punti, insomma. Perché devi avere 100 punti per dare la soluzione. Perché se sbagli, lui ti toglie 100 punti. Ah, non sapevo. Ok. Vabbè, la summa. Fra il terzo e il quinto. Vai, Andrew, se lo sai, la soluzione. Allora, tra il Ma terzo e perché il Vale quinto. inizia a sparare minchiate? Sì, questa è l'ora che Spara le minchiate. comincia a Allora, sminchiare. Quarto. vai. Quarto. Quarto, ci sei? Vado? Vado con la soluzione? Sì, Sì, vai, per vai. forza. Ok, quarto. Dai. Sì, è Sì, sarà facilissimo. io l'ho trovato subito, solo che ovviamente non potevo. Si chiede quando ci sono più possibilità. Che cosa? Vai, anche se non la sai, butta la lettera. Così andiamo avanti. Vado con la lettera. Come vuoi tu, quella che vuoi tu. La F di Firenze. Ok, vediamo. Allora, voi vedete lo schermo, sì? Sì. Sì, Ok, la voglia. tocca a me. Si chiede quando ci sono le due più possibilità. Scelta. Andiamo a vincere. No. Cazzo! No, no. Marca una casella. Scelte. Scelte. Scelte Scelte. è in plurale, dovrebbe No. essere. No, Tocca ad no, Andrew. perché sono 5 diritti. No, ma leato c'è. Niente, ci ho provato. Ho perso 100 punti. Che delusione, ragazzi. Oh, scelte.
scelto. Ascolta. A te, ad Andrew, tocca a te. Ti di Como. Ti di Como, ok. Di Coma. Ti Coma. No, tocca a me, arrivo subito. No, ci di Como. Ah, vabbè, ci... no. Ah, ti di Como. Madonna, raga, l'ho preso. Madonna, vera. Pure stasera, dai, la stasera te... Oh raga, la volevo sbagliare, to. Tenetevi la Q, yeah. Volevo sbagliarla. Scusami Andrew, sappi che queste cose capitano spesso, no? Sono involontari. No, non ti preoccupare. Vai, tocca. Che cacchio è la Q? Non lo so. Perché non lo so? Vai. Pure regalato. La U. La U. Cazzo, la metto la chat. Vabbè, per ora mettiamo la chat. La chat era bella in basso a sinistra. No, in basso a destra, mi sa. Che se non si vede come la webcam. No, guarda, la metto così per ora. Se poi cambio gioco, la sposto. Come sai che hai detto? Che letterale. Comunque, la U di Udine. Udine. U. Vai, entro, tocca a te. La E. Empoli, sì. No, sì. Si chiede quando ci sono le possibilità. Guaglie. Guaglie. Guaglie broccoletti. Si chiede quando ci sono possibilità. Bu. Con la S. Cazzo. Vai. Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. La O, no, la O? È già stata usata. Mm-hmm. No, la O non c'è sta. Mm-hmm. Non c'è. Vai. Che è rimasto? Boh. La. Proviamo la. Boh. La. A. Qua. Che cacchio di letti parole, scusate. Vai Andrew, tocca a te. Ma io provo con la L di... E anche ci sta, di Livorno. Ma non... Quale? Non credo. Quale? Sì, ma non... Ma che c'è? Perché quale? E infatti, non ha senso. Serve a tracciare le linee rette. Ci porti quale? Ma no, è una presa per culo. Scelte quale? Ma infatti non aveva senso. Tipo, che giorno è? 12. Cioè, magari... No, che giorno è? Domani. Per tempo. Domani. Serve a tracciare le linee rette. Vai, Ale. Tocca a te. Aspetta, dovrebbe essere righello, però ha la soluzione. Righello, c'entra. Righello, vado. Però, io me butto, righello. Vai. Giusto, giusto. Grande. Davvero? Sì. Dai. Che sei a 2600. Dai. Si lancia alle Olimpiadi. Posso provare a dare la definizione? No, tocca a me. Aspetta, vediamo se ci arrivo. Tanto se non ci arrivo, ti arriva. Se la sai, do, tienila. Sai che ce l'ho, eh? Mi sa pure io, sì. No. Si lancia alle Olimpiadi, bestemmio. Non è facile. Mi viene in mente la parola. Vado con la R. No, non mi viene in mente la parola. Vabbè, vai, tocca a Dale. Guarda, ne butto. Vai. Giavellotto. Bravissimo. Ah, non sai che ci avevo pensato. Ma no, no. Non è quello. No, con due L. Ecco due L. L'ho messo. Non è L sulla no, vedi. Giavellotto hai scritto. Oh, che cazzo. Giavellotto. Allora. Con due L. Aspetta. Credo. Arriva. Oh, no, questi mi devi da me. Questi punti sono miei. Bravo. Ha scritto, lo sai, lo dico io, ha scritto L apposta. No. Sì. Vai, Andrew, tocca a te. Vai, dai. Ti da buono, dai. Ho sbagliato. Misura la febbre, sì, vai. Allora, termometro. Confermate, l'ho scritto. Palese di questa. Ok, arrivo, raga. Voi pensate? No, salite. Arrivo, scusate. Vado a prendermi il ventilatore perché sto sudando, arrivo.
No, io da mo' ci ho acceso, ma... no, fa la curva. Senti bene, no, Alessio? Ho cambiato il microfono. Sì, sì, mo' sì. Meno male. Ma ieri c'era un problema, che era il microfono. Ok, ci sono. No, avanti ieri, era che avevo le cuffie wireless e andavano malissimo. Allora, raga, tocca ad Andrew. Uno che vuole arrivare in alto. Vabbè. Anche io penso a quello. Però non provo. Vai, prova. Anche io ambizioso. Anch'io. Ambizioso. Anche io ci ho pensato. Scritto giusto? Vai, faccio controllare a voi. Ambizioso. Anche ci ho pensato. Anche ci ho pensato. Comunque sì. Ambizioso. Mettere sulla bilancia. Ah, vabbè. La sai? Pesare. Vado. Prova. Scritto, controlla che sia scritto bene. Giusto. Gli faccio vai, controllare. Ok. Houston, ok. È giusto. Quello del gioco deve essere superato. Ce l'ho già. Io lo so. Anch'io forse. Ah, livello. Bravissimo. Ok, no, io pensavo un'altra cosa. Dovrebbe. Vediamo. Quello è quello. È giusto, io pensavo un'altra cosa ma non ci sta bene. Boh, tocca di nuovo a Dale, mi sa. Ah, ha vinto Andrew. Ma in realtà, raga... no, vabbè, sì. Ha vinto io. Tutti Ale la è alla cosa. Non lo so, io non ho fatto niente. C'è una cospirazione. Ma che sempre si punti mia. No, non lo so. Lo gioca in trollone. Oh? Allora, desfamo. Che cazzo di gioco ho messo? Indovina quiz. Indovina quiz. Vai. Quanto conosci il mondo dei videogames? Ah, mo c'ho qua. Lo vedete? Link è il protagonista di questi. Aspetta. Ma chi tocca? Allora, io leggo, perché non riesco a leggere. Io leggo, non riesco a parlare. Io questa la so. E voi rispondete. Se la sapete, vi dovete prenotare. Decidete voi come. Non si legge, però. Lo leggo io, te li leggo io. Vai. Link è il protagonista di quale tra questi titoli? Metal Gear 2, The Legend of Zelda, Doom, come cazzo si chiama? Enter the Matrix. Aspettate. Dovete prenotarvi per rispondere. Quindi decidete voi. Guarda, miau. Allora, lui miau, aspetta, lui miau e tu che cosa? Alex era Jupiter. E tu invece, Andrew, lo so, è una cringiata. Però... devo scegliere tra questi e quattro? No, devi scegliere prima un verso o un qualcosa per bippare, per dire, la so, come vuoi tu. Come vuoi tu, è una cringiata. Kikiriki, ti prego, vai. Allora, vai. Allora aspetta, ho capito che lo so. Allora, siete pronti? Allora, quindi 3, 2, 1, prego, si aprono le danze. Miau. Vai, chi è? The Legend of Zelda, dai. Vai, bravo. 1-0 per Ale. Meno male che io non ho fatto tutti i film. Quanti fulmini doveva schivare Tidus in Final Fantasy per ottenere la ricompensa emblema di Marte? 100, 150, 200? Guarda che era Final Fantasy 8. Io non lo so, raga. Ditelo voi. No, chi? Potete rispondere anche in chat, vai, dillo. Provo 200 io. 200, tu lo sai, Ale? No, per la fantasy proprio non ci ho giocato poco. Vai, niente. 200, no, sì, giusto. Bassa che c'è, bravo. Andrew.
1-1. Oh, l'ho detto, eh. Bravo. Non giuro. Vai tranquillo, va bene. In GTA Vice City e rappresenta un particolare easter egg già introdotto in GTA 3. Qual era? Si poteva guidare una nave aliena, ma questo manca a morire. Sparando alla luna con un fucile da cecchino, questo cambiava di dimensioni, si poteva pattinare sull'acqua, si poteva raggiungere la superficie del sole. Vai, che la sai, dillo. Sparando sulla luna con un fucile da cecchino, questa cambiava dimensioni. Ricordo. Tu invece cosa dici, se la sai, Andrew? Io vi dico lo stesso di Ale, perché non lo so. Perfetto, vai. Sì, no, sta cosa la ricordo. Vai, ve ne metto entrambi, quindi no, siete due a due. Allora, qual è il significato dell'icona frase Fusrodo in The Elder Scrolls Skyrim? Io sono il sangue di drago, energia, carica e devastazione, forza, equilibrio e spinta, che la forza dei draghi sia con te e con il tuo spirito. Ditemi voi. No, Parate a caso. Vabbè, che ne so. No, fate che... Vai, facciamo che, visto che siete in due, ci ho pensato ora. Ditela e poi nel caso vi metto il punto. Siete già 2-2. Io dico forza, equilibrio e spinta. Tu invece? Io sono il sangue di drago. Oh. Ok, facciamo forza, spinta... Ah! Hai indovinato. Una presa. Hai indovinato. Come si chiama il protagonista di Resident Evil 4? Veronica Lion. Leon. Non era Lion? Leon. Lion è leone. Leon. Vabbè, cosa scrive Leon? Allora, quindi tu invece... Andrew, cosa dici? Vabbè, Leon. Quindi siete... La vita, sì. Siete 4 a 3. Sì, sì. Finito 5 volte. Vai, io non... figo, 4. Come mai Tetris è chiamato appunto Tetris? È la parola russa che intende ordine. Deriva dall'unione della parola tetramino e tennis. Deriva dal cognome dello sviluppatore del gioco. E la parola indiana che indica equilibrio. Prego. Hai sbagliato, Vale. Non era Veronica. La prima è russa che intende ordine. E la parola... Ok, invece tu, Vale... sì, è Ale? Per me sì, per me è pure quella. Deriva dalla parola tetramino e tennis. In Tekken 3 esiste un personaggio animale che per problemi di implementazione non è stato poi utilizzato. Il personaggio è comunque sbloccabile tramite alcuni hatch. Come si chiamava... Okami il lupo, Sake il salmone, Kovu il leone, Queen la vespa. Prego. Deriva dal cognome dello sviluppatore, dice Ale. Vale. Vai, ce l'avevo il PS1. Dite voi. Qual è secondo voi? No. Niente, Vale sta per... Per me, che non lo so, ma è butto. Okami il lupo. Tu invece, Andrew? Kovu, dice Ale. Sì, Vale dice Kovu. Dai, vediamo il leone. Niente, il salmone, ragazzi. No, nessuno di lui, salmone. Poi, salmone. In Metal Gear Solid, come si dice, qual era una delle caratteristiche peculiari di Psycho Mantis? Per sconfiggerlo era utile spostare il controller dall'entrata 1 all'entrata 2. Faccio che farvi rispondere a tutti. Bisognava scollegare la presa SCART per annullare i suoi poteri, ma in che senso? Spegnere la console per qualche giorno, il boss sarebbe morto di vecchiaia. Bisognava mutare l'audio per impedirgli di parlare. Prego. No, la prima. Raga, era una cosa... bellissima. La prima, cioè, per sconfiggere era utile spostare il controller. Invece Vale, invece Andrew, qual è per voi? Non l'ho mai giocato, tutti i giochi che non ho mai giocato, ragazzi, quindi mi associo Ok, invece tu? No, era una cosa fighissima per sì, lo ricordiamo, Yuppie. Ah, mettiamo qua, ok, vai. Perché addirittura questo boss te leggeva la memory card. Veramente? Sì, ti diceva con quali giochi giocavi, una cosa cringe. Poi c'era un pezzo che dovevi mettere. Ti diceva metti il joystick sulla scrivania e tipo mandava un colpo e quello vibrava. Una cosa bellissima. Ma cose malate.
Una delle prime versioni arcade di Pac-Man aveva un easter egg di un altro titolo Namco. Qual era? Un aereo di Ace Combat, Chin di Tekken, un pezzo longilineo di Tetris, l'astronave di Galaxian. Che ne so. Porta a casa, raga. Pezzo, non lo so. Boh, per me è un pezzo longilineo di Tetris. Forse Galaxian. Sì, Galaxian. Vai, proviamo. Bravo. Sì, l'ho preso. Bravo. Sì, mi ricordo. Raga, 7-5-5. Sono vecchio abbastanza da ricordare. La rimonta. Raga, l'ultimo mi sa. Cosa indicava la dicitura VS? No, CS. Utilizzata durante la commercializzazione dell'Atari 2600. Video Game Creative System, Video Games Compact System, Video Computer System, Video Care Sound. Quella là, Video Computer System, in teoria, perché Video Atari era... System, vai, era mezzo computer. Grandi. Sì, sì. Video, niente, Vale non è classificabile stasera. Ma Vale sta... Vai raga, avete vinto. Pareggio, 6-6. Ok, quindi adesso il prossimo... Questo è più difficile, io l'ho trovato e sembrava interessante. Dovete fare... Allora, sono praticamente delle scene di alcuni film e voi dovete mettere il titolo del film. No, raga, è difficile. Credetemi che è difficile, perché io alcune non le conosco proprio, quindi tenetevele. Io le prime due sì, anzi no, la prima e la terza la conosco. Vai. Ah, è vero che voi lo vedete... Vabbè, Vai. Ma come famo qua? Vai, faccio io. Facciamo una cosa, faccio proprio la classifica, ditemi voi. Mamma, ho perso l'aereo. Vabbè, ok, l'anima. E invece vabbè, Andrew? Mamma, ho perso l'aereo, sì. Ok, allora. Sì, Ale. Ma giochi anche tu, Vale? Spiegarti che... Lo so che è meglio, poi dopo ci giochiamo. Dimmi se giochi anche tu. E ti segno. Secondo me... con questo secondo no, non gioco qui, ok, va bene. Allora, poi faccio la classifica solo con voi due. Allora, allora Ale mi dice mamma ha perso l'aereo, pure tu Andrew? Sì, confermo, okay. Sì. Forse è l'unico che posso confermare, perché gli altri li ho visti, ma non mi ricordo. Ok, è giusto. Questo qua? Poi il secondo non lo so, il terzo è Panic Room con Jodie Foster e Kristen Stewart quando era lì. Ok. Panic Room, ecco. E non la risposta. Allora facciamo una cosa. Facciamo che faccio 2-1. Ok, questo qua invece. Non lo so. Lo sapete? Sì. Grappo e Cameron Diaz con l'arte sua, non so qui. Ah, passiamo avanti. Ditemi quali sapete. Ah, allora è il quinto, i Goonies dovrebbe essere. Come si scrive? Scritto. I gu 2 o ok Ness n i e s ok tu Andrew lo sai questo? Goonies dovrebbe essere sì, quello, ok poi sì. Quello l'ho visto ma non mi ricordo quello con ragazzo che aveva problemi è ispirato pure a una storia vera quello. Motociclisti, sì, è bello, bellissimo film, però non mi ricordo come si chiama, sinceramente, raga. Sì. Non so se è È la madre del ragazzo, quella là, eh? Il film è la madre del ragazzo. Ah, ditemi... Sì. Allora, come dovete dire? Questo qua, non so i se sette... The Elephant Man si chiamava, una cosa del genere. Questo qua? No, era un altro, quello. Ok, il numero 7 sapete qual è? Allora, 7, chi so, questo? Boh. No, tu Andrew lo sai? È una serie di... Tu lo sai, Andrew? Non ho capito. Qual è? Il numero 7. Dove vedi il... Allora, qual è? Indicalo con la freccia. Questo qua. È quello che ci stanno una famigliola, tipo. No, non lo so. Ok. No. Questo qua, il numero 8? Nemmeno. Tu Andrew lo sai? No, nemmeno. Il 9? 9 manco io, però no. Il 9? Sì, io lo so. Io lo so. Infatti perché 9, è uno dei... Allora, il 10 è il sesto senso?
Il 10 e il, set, il sì, sesto. E anche tu alle 10? Il sesto senso. Il sesto. Sì. Che ragazzino vede la gente morta. Ok. Ah, è vero, forse non ricordo. Ah, quindi siete 2 a 3. Poi l'11. Figmone, oh. L'11 non stava, eh? Ah, fermati o mamma spara. Ferma. Un stallone. Fermati o mamma spara. Tu invece, Andrew, lo sai? Sì, sì, fermati. No, fermati o mamma spara. Sì, una cosa del genere. Sì. Che trash il film con Ma era... stallone. Si scrive così? Sì. Non c'è qualcosa di punteggiatura? No, così, così, vedi. Il Ferma, 12? ferma o mamma spara. O ferma o fermati. Beh, ma No. riferma, dimmi, mi ricordo. Fermati o mamma spara. Vabbè, me lo dà giusto, quindi penso che... Se tu da giusto, per qui. Ok. E invece 12? Soprano, forse, non Vai, prova. credo. Proviamo. La serie. No. Serie, Soprano. forse, il soprano. No, I sono fi... soprano. penso che I siano... soprano Che ha scrivi. film, vediamo. Con l'articolo, i soprano. No, no, penso che No, sia più un ma la film. serie quello. No, non va. Il 13? Il Bill? Come? Sì, Kill Bill. Com'è che si Kill scrive? Bill. Kill... Però scorri giù, se no si vede. Ah, non vi... Oh, scusatemi. No. Scusatemi, avete ragione. Kill Bill. Quindi siete 4 a 3. Il 14? Tu 14 noso. lo sai, Andrew? Quale 14? No. Il 15? Non lo so. Vabbè, gli Aristogatti, quindi. Aristocratici. Anche tu lo dici, Gli Andrew? staccato Aristogatti. È staccato. Gli No, è Aristogatti, sì. staccato. So che non si vede, Sì. no, è staccato. A5, A4. Devi scorrere, vero, se no si vede Ma sai che è il sempre. massimo? È il massimo, Pensa a penso. po'. Perché Ah, poi lo... arriva dopo qui. Torna sotto. Perché l'ho ingrandito, guarda, ti faccio vedere. No, Arrivo. ma sì, sono Il tutti e se... 16. Qual è che dici, Andrew? E sopra, e vai, dove ti ho detto prima, quello del ragazzo deforme. Sì? Sì. Potrebbe essere, perché lo sto vedendo adesso, perché ero curioso di Ok. saperlo, perché è pure una storia vera, tra l'altro, sto Vai. vedendo che è una storia Sì, vera. assolutamente. Dovrebbe essere Monster. 1985. Non mettere la data, è la data di uscita. Ah, ok. Ma il Come si film? chiama? Bats. Come? Pazzo. Mask di Ah, maschera. Ah, è vero, Mask. aspetta, forse... Ah, ragazzi, mask così? No, Di maschera. come si scrive già, raga, O oddio? S A M M A S K. Eh no, non è M questo. S K. No, senza ascivere. Ah, no. Io l'avevo visto anche io questo film, ma non mi ricordo come si chiama. Pure io, Prima prova a però. mettere Mask. The Mask, no, non è The Mask. The No, Mask De Maschi è con Jim Carrey. è l'altro, è quello verde. No, allora provo a scrivere dietro la maschera, in italiano. Giusto. La trovi. Però Visto? non ti posso dare il punteggio perché sei andata. Non posso darti il No, punteggio vabbè, perché. l'ho visto giusto Ah, vabbè, ci per sta. vederlo. L'altri, quello con Cameron Diaz, non so qual è il Ah, film. questo qua. Quello Ah, questo qua col il 16 non lo sapete? con Indy. No. Ok. Mi viene la di Peaky Blinders, quella Allora, serie. questo è in... Sai, come cazzo si chiama? Inside Out? Non mi viene, non so, non riesco a scriverlo. Non mi ricordo come Ah, si chiama. Inside Out. Inside Out, questo qua è il... Inside Out? Inside Out. Questo è cattivissimo me. Ah, cattivissimo. Ah, il cattivissimo me, è vero, c'era quello là, E questo qua pelato. non mi ricordo qual è, ma penso di averlo visto. No, E questo qua è quello. anche, Il penso, una storia... secondo. Secondo Cameron Diaz, cioè, però non so che film è. Mi dice, vediamo se mi dà. No, non mi dice niente. Non te lo dice neanche il gioco, raga. Vabbè, Non te lo dice neanche questa roba qua. come nemmeno. Allora, avete fatto. No, non ti dice niente. Qua 5-4 per questo quiz. No, non me lo dice, sai. Dai. Vediamo altri. Vediamo se ne trovo altri. Sull'horror se c'è qualcosa. Solo Vediamo. horror, no? Non so se vi piace il Ah, genere, come io volete, sono più vai. esperto Come no? là. Allora, Certo. questo
quiz su film horror. Vediamo cosa mi trova. Sono esperto. Quanto conosci il genere horror? No, questo è più... Vediamo. Dovrebbe essere tipo l'altro che fa vedere immagini, quella era più. Allora, qua c'è scritto tipo... riusciresti a sopravvivere in un film dell'horror? Volete vabbè, questa è più un'altra cosa. Volete farlo lo stesso? Ma no, proprio che devi azzeccare film. Ma qua non mi dà niente. Quiz sui film... Metti, riconosci... Allora, aspetta. Partecipa a un quiz gratuito sui film horror. No. Allora, aspetta, però non è male questo in realtà. Prova da... no. Questi sono più quiz da cosa faresti se... Vediamo, se ti guardo dal telefono dovrebbe essere meglio, se mai aspetto. Vedi come ti viene. Sì, perché ce l'hai in diretta. In modo, devo mettere pure il telefono, però devo abbassare, se non si sente il doppio audio, un casino. Allora. Quante ne sai sul genere? Oh, trovato, come quello lì che avevo fatto vedere. Eccolo. Ok, come quello che avevo fatto già vedere. Vabbè, dai, come si chiama Hotel The Shining? Aspetta, però ci deve essere anche lui. Ah, come si chiama l'hotel dove si svolgono le vicende narrate in Shining di Stanley Kubrick? Allora, Kubrick. Allora, qua miau, con la... miau, overlook, aspetta! Ci deve essere anche Andrew, vale, aspetta. Ma ci sta. Ah, no, ci sono. Ah, ci sei. Ci non avevo capito, sono. Scusa. Quindi la sai? Seguo la scia di Alessio io. Quindi... usare Overlook Hotel. Vai. Qual è l'hotel? Qual è l'hotel? Overlook. Assicuro. Ok, vai, bravo. Allora, quale tra questi film horror qui riportato col titolo italiano è ispirato grazie alla sua localizzazione inglese? Il nome del noto gruppo heavy metal britannico Black Sabbath. La corte. L'immagine si vede. No, non si vede una certa. Non si vede. La corta notte delle bambole di vetro di Aldo Lado. E tu vivrai nel terrore, l'aldilà di Lucio Fulci, no. I tre volti della paura di Mario Bava, la casa delle finestre che ridono di pupi avati. Ecco, questa è di complicata, eh. Non in qua, raga, non... Allora, la domanda è quella da questi film horror. La prima qual era? Che dice la prima? La corta notte delle bambole di vetro di Aldo Lado. Sabbati, quella, mi sa. Ah, questi qua sono tutti film horror. Quali tra questi film horror? È il leader di questi qua riportati col titolo italiano ha ispirato grazie alla sua localizzazione inglese il nome del noto gruppo di questo gruppo qua che non si capisce. Quindi il gruppo Black Sabbath. Quale di questi film ha ispirato? Io raga non la conosco. Ho fatto pure i cover di Black Sabbath. Allora, mi via dati, guarda, non so, dal titolo e tu vivrai nel terrore. Ok. Tu invece io provo la prima, okay. La corta notte. Vai, vado con la seconda. E i tre volti della paura di Mario Bava. Allora, nel film Nightmare dal profondo della notte, diretto da Wes Craven nel 1984, quale assassino perseguita i malcapitati aggredendo i sogni? Michael Myers, Norman Bates, Les Fragma, Freddy Krueger. Bravi. Questo è più o meno chi scende dal nostro. Da quale film divenuto poi saga cinematografica provengono i famosi questi qua umanoidi dalle orribili fattezze? Yon di Takashi Shimizu, The Ring di Haido Nakata, proprio The Ring, The Conjuring, sì proprio, Hellraiser di... Hellraiser. Questo, scusate per le pronunce, io non le posso fare queste cose se non so parlare, bene. Vi fu un film horror italiano talmente violento e controverso che portò il proprio regista ad essere processato per contrarietà al buon costume e alla morale, oltre che per violenza sugli animali. Quale? Antropopogasu di Joan D'Amato. Cannibal, Holocaust di Ruggero Deodato, Demoni di Lamberto Bava, Inferno di Dario Argento. Quale? Cannibal Holocaust dovrebbe essere. Pure per me. Bravi. Sì. Ho perso già il conto, scusate.
che di più erano snuff movie, però non erano. Vabbè, raga, niente conto. Oddio, né il capolavoro di John, vabbè, John Carp è la cosa. Remake del film del 1951, la cosa da un altro mondo di Howard Hawks. Qual è il primo ospite scelto dalla creatura? Ercane. Un orso polare viene semplicemente liberato da un cane? Il cane. Cane, un uomo parte la cosa, giusto? La cosa, giusto? Sì, la cosa. Sì, sì, la cosa, The Thing. Si vede all'inizio. Non è un cane, è un lupo alla fine che stava scappando sulla neve. Che correva sulla neve. Che c'era la cosa dentro. Io non lo so, ragazzi. Sì, sì. Mi ricordo quello il nome. Che sparava di porta. Poi, tra questi noti videogiochi horror. Allora. Mi so a memoria. Prima di rispondere, aspettate, fatemi leggere tutto, sennò qua. Ah, tra questi noti videogiochi horror. No. Quale avrebbe dovuto ricevere un adattamento cinematografico dal maestro George A. Romero? Devil Within, Dead Space, Resident Evil, Silent Hill, Resident Evil. Ci aveva fatto pure il copione. Buonasera. Solo che poi l'hanno seguita. Hanno fatto quella scia del schifo. Allora, ho bisogno del tuo aiuto. Cioè, Touch Me 2005. Cosa c'è scritto? No, è uno spam. Questo chip di Ubers è quello che ti vogliono vendere tipo le visualizzazioni in inglese. Ah, bello. Cioè, bello. Tipo un bot automatico. Bello. Vai. quando stavo in live all'epoca li bannavo tutti questi qua. Sì, questi. Entrano così. Bot automatici. Amavano a morire tutti inglesi, sì. Comunque, allora abbiamo detto Resident Evil, cosa che avete Resident detto? Resident Evil. Ok. Allora, Dario Argento invece ha diretto la colonna sonora di Dead Space, non so se lo sapevate. Ah, non lo sapevo. Ah, sì, è vero, sì, che l'ha doppiato pure. Non lo sapevo, ragazzi. Ha doppiato, bravissimo. Sì, in persona. Okay. Mamma mia, però il doppiaggio ha fatto schifosissimo. Allora, quale tra questi film horror sequestrato, l'uscita per oscenità, è basato sulle opere del contenuto orrifico ed erotico della controversa figura di Marchese, è quello che cazzo è. Ah, questo non lo so, raga. Planet Terror di Robert Rodriguez. Salò o le 120 Benissimo. Giornate di Sudama di Pier Paolo Pasolini. Il signore del mal di John Carpenter. Carpenter, scusate. Audition di Takashi Miike. Takeshi, un altro. Questa qua non la so, forse John Carpenter, forse il signore del male dovrebbe forse. Ma faccio questo? Tu, Ale? A me è merda di... Pasolini, avevi detto, forse. Pasolini. Allora, vediamo. No. È Pasolini. Sì. Gli avevano rotto le palle, si moriva. Nel film Martyrs. Scritto e diretto da Pascal, come si chiama, nel 2008. Qual è lo scopo del gruppo di individui guidato dall'anziana detta Mademoiselle? Torturare le vittime fino a spingere ad uno stato estremo, fra la morte e la vita, tentando di studiare l'aldilà. Rapire giovani donne sotto commissione di ricchi uomini d'affari che pagano per poterle torturare. Trovare cave per gli esperimenti scientifici di un vecchio nazista, raccogliere vittime e sacrificarli per evitare che alcuni mostri distruggano la terra. Prego. Questa la so io, la seconda, rapire donne per poi darli ai giovani ricchi, la dovrebbe essere. No, torturare le vittime fino a spingerle ad uno stato estremo. Vero. Come si chiama la famosa casa di produzione britannica che fra gli anni 50 e 70 meravigliò il mondo con le sue pellicole horror, spesso interpretate dal duo composto da Peter Cushing e Christopher Lee, guidato dal regista Terence Fisher? Universal Pictures, Hammer Film Production, Trauma Entertainment, come si dice? Blumhouse Production, Entertainment. Non so, a me era di Universal Pictures, ma è quella più... Mi accudo ad Alessio, Secondo me no, raga, secondo me non è quello. Universal Pictures non è quello. Secondo me è o Blumhouse Production o Hammer Film Production. Hammer Film Production. Hammer. Però Universal Pictures è... Lo so, certo, era più famoso. Vediamo, penultimo, nel film del 2015, Crimson Peak, scritto e diretto da Guglielmo del Toro, in che modo Lucille e Tommaso, come si dice, non lo so, Guglielmo del Toro, Guglielmo, Guillermo. Vai, grazie, Thomas Sharp,
impediscono di fuggire alla protagonista Edith anche dopo la scoperta delle loro vere intenzioni. La incatenano a letto, la rinchiudono nella cantina, la ricattano minacciando la sua famiglia, le somministrano costantemente del tè avvelenato. Non crepa col tè avvelenato? Non lo so, raga, secondo voi? Non lo so proprio. Io mi butto l'ultima, no? Io dico la... Secondo me è la ricattano... La terza, no, sì. Però... No, secondo me la no. Ricattano minacciando la sua famiglia, dovrebbe essere. O il terzo o la seconda, adesso non mi ricordo bene. Prova la seconda, io dico la seconda. Secondo me la incatenano a letto, vai, la rinchiudono in cantina. No, ne somministro costantemente. Non vedi il culo, era l'ultima. Vai, poi, fra i seguenti film collettivi, quale riunisce tre importanti registi orientali sotto il segno dell'horror? Many, racconti del labirinto, many. Three Extremis, Tokyo, Four Rooms. Quale è tra importanti registi orientali? No, la prova non è il genere mio. Non lo so, ragazzi, io vado con Three Extremis. Io vado con Three. La cosa che ho visto orientale è Train to Busan, non so se l'avete visto. No. Ah, come no, mamma mia, io ho visto pure il coso, la versione cartone, no. Che no, dovrebbe essere il prequel. La versione cartone, Station, una cosa del genere, dovrebbe essere quello non di sì. Perché praticamente è il prequel del coso, di Train of Busan. Vabbè, io mi butto Four Rooms. Secondo me è Three Extremis. Poi per te, Andrew? Ti dico Tokyo. Okay. Vai Tokyo. Three Extremis. No. Dominato. Allora, che aria in questo? È la mucca, prendi la mucca. Al verso di quale animale sono ispirate le urla e i suoni degli xenoformi nella saga cinematografica? Secondo me sono le mucche. Come le mucche? No, era tipo... Babuino! Io dico le mucche. No, io metto leone. Tu invece, Andrew? Mucca, leone, babuino, serpente. Serpente, penso proprio di no. No, leone dovrebbe essere. No, era babbuino. Era babbuino, ho ragione. Ma io avevo sentito, era tipo un misto dei suoni, mi ricordo. Allora, grandi per aver partecipato, come sempre. Allora, ditemi voi. Facciamo Smash Cards e poi Gartic Phone. Oh, Gartic. Vai, Gartic. Vai, andiamo con Gartic, vai. Vai. Vale, ci sei? Gartic Phone, quello di ieri sera. Quello di ieri, quello dei disegni. Ah! Capito qual è? Sì, bisogna scrivere la frase. Vai, tanto vi mando il link. Ti mando il link su Discord. Su Discord, no? Sì, ti mando tutto su Discord. Alla fine, raga, niente classifica perché non ho segnato nulla, quindi avete vinto entrambi, perché avete partecipato. Yeah. Quindi aspetta. Bellissimi quiz, proprio. Ci stavano? Belli veramente, sì. Dai, meno male, sono contento. Allora, per i vincitori. Sì. Bravi ragazzi, bravi. Chi ha imboccato? Non lo so, ha imboccato qualcuno. Oh, eccolo, è arrivato, l'abbiamo chiamato, eh. Abbiamo chiamato. Ma chi? E Vale. Ah, ma chi? Vale. Stava a scrivere. Allora, adesso vi mando. Ma zitto, non si sente? No? La rana storpiata. Suino. Un suino. Allora, raga, ve la mando sia su Telegram che su Twitch che su tutte le ragazzi, parti. Ragazzi, stasera sono un po' ubriachetto. Allora non parlare. Beato di... Boh, vai Andrew, te l'ho mandato. Adesso scrivo in chat le di vero, io dico le di vero. Vai, in serio, vai. Ti banno. Ma perché? Quindi era lui che... Sì, secondo me no, sì. Non ero io, come facevo a essere io? Cioè, scusami, no, ma veramente mi vado a creare un profilo per fare una roba del genere, dai. Secondo me sì. Come no? Eri tu. Ok, raga, vi ho mandato i link, sì. Adesso mando tutto in chat, mando anche il link. Vabbè, sì, ero io, va bene, sì, proprio. Gartic. Allora, raga, mi sto vado mandando, aspetta. Sei di morto. Eh?
Ho mandato su Discord in chat privato. Amici, lo posso sentire. No, aspetta, no, non ti sento. Ma che cacchio mi hai mandato il Discord tuo privato? No. Aspettate. No, poco. No, mi ha mandato Gartic Phone. Ti ho mandato Zare, Discord. mi stai mandando Discord tuo privato, non mi stai mandato. Non mi Ma stai ti ho mandando. mandato Gartic Phone, che senti, Vale? Ce l'hai su... Ma me l'hai mandato in. Stampa, su Discord? Ah, aspetta, ma come. Ascolta. Sì. Proprio. Deve fare il coglione. L'inglese fa Allora, raga, poco io finta. appena... Aspettate, vi ho appena mandato in chat su Twitch, Discord, e ora vi mando invece il link per giocare in Arctic Phone. A voi, raga, lo mando sia su, twi su, sì, su Twitter, sia su Discord che in privato, che su... Eccolo, un chat, io ce l'ho. In chat su... Sì. O Su Twitch. su Telegram. Allora... No, è vero, è vero. No, me va su per Discord 2. Aspettate, perché? Ha Ah, spaciolato. aspettate. Lo faccio io. Ma raga, ve lo mando su Twitch. Lui di alter culo c'aveva ragione. Stranamente ha ragione. Alter chiappa. Ah, c'è un problema, perché in realtà io ho copiato e incollato, quindi facciamo così. Ok, copio il link. Incollato. Zio Peppe Antimater, questo è... Eccolo, eccolo. Zio Peppe Antimateria. Ok, siete entrati? Ok, perfetto. Zio Peppe Antimatter. Ok, raga, siamo entrati tutti, vediamo se qualcuno vuole entrare. Aspettiamo ancora un attimo e poi vediamo. No, non aspettare, non Ma aspettare. Sono aspetta! Ma persone. che ne No, sa? non Ci ci sta. aspetta. Stiamo tre. Allora, No. nel mentre che aspettiamo che magari entra qualcuno, vediamo cosa volete fare? Cammin di me. Ma oggi non doveva esserci la mia crush? Ci stava, però, quando non c'eri te, mentre ti stavi a Mannaggia. ubriacare, c'era, Appena sei vedi? arrivato. Andata. Mannaggia, mannaggia, ma come si fa? È Allora. arrivato, ha detto che è partita a rissa con uno che l'ha insultata e poi se n'è andata. Ha raccontato la sua vicenda, vabbè, ci sta, magari sta annoiando. Che ne so. Ma perché stava in vacanza, ecco perché ha Ci saltato sta. mercoledì. E tu che sei? Madonna. Sbrass. Allora, cosa vogliamo fare? Zabit da Che tu mi voce. sei. Ah, io direi che storia Zitto. possiamo lasciarla. Raga, mi raccomando, per favore, contenetevi, Zio. non dite cose strane. Cagatemi un attimo, cosa volete fare? Oh, capolavoro qual era? Mica lo ricordo. Ma in quanto si può giocare ad Among Us poi? Ah sì. Si può giocare in tante persone, basta che siano Pure meno di pochi. tre. E dai, nel caso facciamo, volete fare un po' di karting, un po' di No, Among vamo Gartic, dai, poi. Us? Cioè, Among Us è chi c'è? Cioè, io ce l'ho Among Us, ma vabbè, mi tocca giocare tramite. Tramite... Giocherò da Vamo telefono ad Gartic, Among Us. Un attimo che me lo scarico, No, aspetta, aspetta, bisogna scaricare, magari non ci giochiamo. Andrew, tu ce l'hai? Non rompere, me lo scarico, appunto. Sei calmo. Cosa? Among Us, ce l'hai? Ah, vero, ma io manco mi ricordo come si Stai gioca, calmo! figurati no. Manco io so come si gioca, vai sereno. Allora Allora, non me lo giochiamo a scarichi Gartic. più. Allora va attaccato, non me lo Ecco, scarico più, vai. brava. Vai, Allora, io ci ho gioco più. provato, dai. Che facciamo? Ditemi voi cosa volete fare. Che ne so, che era pezzo mancante. No, non fare pezzo mancante, sai cosa devi fare? Lo scelgo io. Segreto. Sta ruotata. Prova a fare segreto. Basta. Inizia. Sì. Combinazione. No, ma Combinazione. che Certo. combinazione? Che combinazione, Non sì. lo so, impariamo. Improvvisiamo. Inizio a disegnare Ma che linee disegno? base. Sì. Che cazzo devo fare? Linee, Ma che devo non fare? lo so, io sto improvvisando. Improvvisa, Che Ale. linee base? Improvvisa. Vabbè, inizio. Ecco, Improvvisa. Tu ecco. non ti fare E domande. che linee Improvvisa. scie chimiche. Guarda che raga è veloce il tempo. Mazza, ho già fatto. E Che cazzo? infatti, io pensavo ci volesse di meno. Dai, disegna. Dai, Ah. zio. Allora. Ah. Ma io Finché la non lo... barca va. Lascia andare finché la barca Mia, va. la tromba. Non... Mia, Non ti prego, Vale, sti versi no. maledetti. Cosa sta succedendo? Mo domani me la. Guarda, mo domani me la trovo in chat. Ma. No. Dipende che cosa dici. Se dici cose ti banno.
No, ma come sono il tuo amico? Ma come osi? Sono seria. Occhio a quello che dici che ti vanno, Vale. Ragazzi, se mi banna, ci coalizziamo contro di lei, eh. Segno mio a capolavoro. Ti banno, Vale. Ah, Capito, però Giulia? adesso ci sta più tempo. Quello di prima, le Sì, linee. Giulia. Volevo dire Veronica, non Giulia. Chi è Giulia? Mo? Non lo so, No. la sua sposimante. Abbiamo scoperto. No, Chi comunque l'ha secondo fatta, va? me dovevi solo mettere appunto le linee. Sta Giulia? Tipo geloso, io vedo. Chi è Giulia? Chi è Giulia? Giulia, la carissima Giulietta. E Ma. io sono Romeo. Ah, forse ho capito, forse ho Povera Chi, Giulietta. scusa? È quella che t'ha bannato, quella che t'ha bloccato. No, quella si chiama Elisa, quella si chiama Elisa. Ah, vabbè. Elisa, la Quindi ragazza di... questa è un'altra che t'ha bloccato. No, questa no, ma che sta di questa è mia amica, Sta a Se fare poi mi blocca connessione. pure questa, se poi mi blocca pure questa, come minimo gli arriva un mal rovescio a 40 Fatti due gradi proprio. domande se ti bloccano, Vai, che Vale. t'ha bloccato. No, sono dove abita però. Mi Ma che faccia ah, ridere la beh. lunga proprio. Ma che è una minaccia? Tipo Oh, stalker, Antonio, eh. La voglia. buonasera, benvenuto, come Punkero. stai? Da quanto Chi è? tempo? Chi è? Antonio Ciao Antonio. Napolitano. Ah, Napolitano! Quanto Presidente, lo tempo? ricordo. Ma Stizzito! perché? Bene, bene, tutto Alessio, bene. sei tremendo. Quanto l'avevi detto sta cosa? Alisa Ragazzi, mi Rusa. No, qua. raccomando, fate i Alisa bravi. Rusa. Presidente Napolitano. Ma ci fa. Dumezeu. Ma c'è. Antonio, vuoi entrare? Vuoi giocare Dumezeu. anche tu? Ma ci banda, ci fa Una un. curva. Come siete messi col disegno, visto che state sparando minchiatelle? Come siete Oh, io ho fatto pure in capolavoro. messi? Cioè, Ora disegna. che è sta cosa, sì? Arinze Runze. Ma chi è? Quelle Vale, Arinza Runze Vale, cioè il suo marchio. Non ti No, non me... sogno, Poi ma che onesto. cacchio sta di addio? Ma è il mio marchio? Il marchio di Zeb 89 non è No, il mio è che marchio. copi i marchi tu, Appunto, ha pure infatti. copiato. Lo copi? Esatto, perché così, è così che si fa il giorno d'oggi, Ah, ragazzi. beh, certo. Si copia. No. Nulla di più originale, scusate, cioè. Concentrato. Anche, come si chiama? Anche Veronica sta copiando da me. In che senso, scusa? Cosa ti sto copiando? Cosa? Mi stai rubando da casa, sei venuta ieri, ti ho vista. Ma che cazzo sta di? Questa la sta bene. Ah! Spara minchiato, raga, ma in che senso? Ma rubata la casa è bellissima. Ma. No, vabbè, va comunque, dai, non sparo. Vai. Mi sto limitando, Bravo. dai. Bravo, bravo, che ti limiti. Non dico più che puzza. Vabbè. No, Vale, ti aspetti di fare il cretino, solo quello. Non lo dice più. Ma Si devi vedere che sta questo migliorando. maledetto Non è chat. tanto la frase, che... come ti poni? Solo quello. Vedi, Veronica, piano piano lo sta mandando sulla retta via. Sì. No, non può mandarmi sulla retta via, sono io che ho scelto. Fidati, Ma sono io che ho scelto, io quindi può. posso mandarti quando voglio e dove voglio, quindi. No, non funziona così. Dai, continua a disegnare, va. Non funziona così, mi dispiace. No. Raga, io ho dormito un botto, in questi giorni continuo ad avere sonno, ma che cazzo. Segnato più male, ragazzi, scusate. Ah, ma vuoi vedere il mio? Sono scemo Sì, stasera, quando arrivo. aiuto. Vediamo cosa A te esce. birre si è fatto. Una, ma mi... poi... Ammazza! Cioè, non reggi... Io una mi ci faccio orbite alla mattina, per strano, non sono abituato. capire. Ma in che senso? Sì, ma disegnatelo, però, così, ma come... Cioè, veramente, che cazzo è sta roba? Un PC che è, boh. Un UFO. Non capisco che caspita sia. Ah, beh, proviamo. Ma
Ma che era l'aquilone? L'aquilone. Ma che fatto sta aquilone? L'aquilone. Guarda che sei tremendo, Efra. Il cappello dei Mago Merlino. Merlino. Miau. Ragazzi, questa è arte. Che bel disegno. Che è la pioggia quella, che è? Cazzi tuoi. Cazzo. Ma io invento. Do un senso alle cose. Sì, ma se devi disegnare la pioggia, disegnerà bene. Cioè, pioggia. Ah sì, la pioggia che va in obliquo, in orizzontale, a destra, perché la pioggia va come cazzo vuole. La pioggia, sì. Ragazzi, petizione per insegnare a Veronica a disegnare subito. Ma non rompere le palle. Ma rompere le palline. Mi piace tantissimo, lo dico, ragazzi. Insomma, come che esce da... Non rompere le palline da tennis. Disegniamo il cazzo che ce ne frega, dai. Cosa? L'ho disegnato ieri. Il cazzo che ce ne frega. Ho il cazzo e basta. Addio. No! Niente, non ce l'ho. Cosa ti vede che esce fuori, raga? Non ce l'ho. E no. Dumnezeu. Dumnezeu, zitto. Oddio, non ce la faccio. Non ce la farò mai a finire. Ti prego, Veronica, banna la vita proprio. No, mi spiace. Come si dice? Ma è il mio disegno, diciamo, questo. E come si dice? Quando sei tu... Sì, sbrocca. È influenzato da te, Vale, è colpa tua. Ma che devo fare io, mo, qua? Ma che ne so, raga, non lo so che cazzo sta succedendo. Ma so duridie. Ma il problema è che mi ha ridato il mio disegno. Sì, perché tecnicamente ti dice questo è il disegno che avresti dovuto disegnare. Ma che capito? Ma no, non lo so. Qua non so che cosa sta accadendo. Vediamo cosa esce fuori. Che lo cancello, ritorno. Anzi. Questa è una torre. Questa è la torre di Alibaba. È la torre. Sì, è la torre di Alibaba questa. Questa è la piramide della Rinza Runza. Il torrion. Ecco, fatto, disegnato a posto. Basta, mi va più. Ma mi sa che non posso... Io ci sto provando. Ah, manco solo io? Sarà la dedica. Ma ci faccio pure questo, guarda. Che sta a fare? Ah. Ma che è? Ma che è per coso? Io ho tanto mai visto un disegno così brutto, raga. Non rompere. Questa è una formica malformata. Come la blasta. Mo mi picchia, poi entra dallo schermo e mi tira schiaffi. Arrivo, dico aspetta un attimo, devo picchiare Valentin. Vale, banna. Di brutto. La pita. Guarda che ti do un bel ban in faccia, Vale. Ma non va sto coso. Raga, mancano due persone. Ma... Che ho fatto? Ah, ma quello era il disegno. Okay, sì, che disegni di merda, vediamo un po'. Ma questo l'ho fatto io. YouTube. Ah, quindi tu hai cominciato disegnando sta roba. Cioè, che non cazzo e pensavo ci fosse più tempo. Ma a pisciare. Quindi adesso l'ha interpretato come qualcuno che piscia da una barca. Ah, questo ci sta. Senza mani. Qua c'è un pesce. Pesce spada. Che cazzo è? Ah, qui sei sbagliato. E vedi, pure Andrew sempre la barca.
Questo è Shrek sempre che si ingroppa la formica. Ma su, ma Valentin No. dov'è? Ah, ma sei zio Ma è il Peppe. Ah, zio zio Peppe sei. Peppenti. Ma zio Zio fa. Peppenti materia. Ricordi Shrek che si ingroppa la formica. Ma qua non capivo, infatti non capivo che cazzo stava mettendo. Un Cioè, grembiule che c'è in questa... televisione. Alessio mi ha capito al volo, Alessio, eh? Sì, è Bravissimo. l'unica cosa che... Bravissimo, bravissimo. Qua sbagliato. Scusami, è il disegno, cioè scusatemi, ma il disegno di Veronica che cazzo dovrebbe significare Ah, per non lo so. importante? Ma quello lo devo capire pure io, quello veramente è Cioè... una cosa astrattissima. Ecco qua, cioè. Qua potevo uscire fuori un clown Qui comunque. no, qui ho provato a fare una Anch'io, piramide, ma mi è uscita male come prospettiva. anch'io ho pensato a un clown, sai. Io No, invece ho no, fatto qui. tipo... No, qui avrei dovuto disegnare una piramide, ma mi è uscito Ah, male io prospettiva. ci ho pensato, alla piramide, però poi... Una piramide con una torre dietro, fatto mamma mia, Merlino questo Malvagio. mi è uscito malissimo in Questo è prospettiva, avevo bellissimo. completamente Quello è Quello è bellissimo. A morire. questo è meglio Astral. che disegnato linee. L'ho fatte linee. Che tu fa? Queste sono piccole cacche secche. Qua c'ho le radici. Ammazza, oh. Pure i radici che questo è uno che si sta L'idea. ammazzando in discesa. Veronica ha dovuto rovinare tutto comunque. Tu Ma Meseo. che cazzo? Non ha senso. Non ha La senso. smetti Alessio, Alessio, ma non ti parliamo, eh. Allora. Che ne so, inizia a scrivere, continua a disegnare, alla fine scrivere l'ultimo disegno. Dai, pezzo. No, pezzo mancante qual era? Dai, vai, pezzo No, mancante. ma che Vai. Che era quello dei trattini, no? Non lo so. No, No, disegno. non è quello. Ah, quello che cancella, tipo, può essere. Shut up. Quello che Voglio cancella. disegnare qualcosa di interessante. A Oddio, a morire. zero a casi. A morire. No, ora che l'hai detto mu non morirò più, basta, mi va più di morire. Diventano un mortale. Sparando minchiate. No, no. Allora, Non spara dillo minchiate. no, no. Non spara minchiate da troppi tempi, da troppi giorni, quindi mo si sta scaricando. Sfogata. Sta a Sì, fare una combo, dire. sì, sì. Sì. Aspettando il momento giusto per farlo. Dico, ti ho segnato male. No! Cosa? No, porco. Ehi. Sì. Spero che ti C'ha senti. ragione Alessio, ma dirò così così è camuffato. La dico in reverso così No. il sistema non riesce a capire. Esce fuori Satana in persona. Come no? Invece sì, come Ah, io ho fatto. A morire. Mi sta morendo. Che ciò che ha messo ha penso mancante, giusto? Va bene così. Qualcosa l'ho fatto. Boh. Cane, ti posso dare un bacetto? Cane, ti posso dare un bacetto. Bene. Come posso immaginare cane che guarda Dai, bene. cringissimo. Una merda, bellissimo. Ma che è un joystick? Che è? Sei tu quello. Parano tipo un paio di mutande. Te l'ho detto, sei tu, non ti va bene? T'attacchi. Ma io che devo fare? Che Devo ne so? aggiungere che devo fare? Oh. Come
Come Buzzi? Ma che devo fare? Devo aggiungere qualcosa al disegno? Sì. Ah. Vediamo cosa esce. Per esempio, Veronica ha fatto qualcosa di interessante. Ciuccio. Nel senso che ha rovinato il disegno. Ciuccio. Ah, rinzarunza proprio, altro che giù. Oh, vediamo un po' qua com'è. Che qui esce bene. Le grandi, l'artista di strada. Sto dormendo, guarda. Ero sonnissimo, raga. Pure ho dormito un botto oggi, Michi. Ah, ma che sonno, già 23 anni, scemo che sonno. Non ho dormito per 4 anni. Ho dormito stamattina, no, ho dormito oggi pomeriggio. Raga. E più dormi, più sei stanca, io non lo so. No, raga, io sono una dormigliona potente. Chi è che ha 23 anni? Io. Veronica. Perché tu quanti anni hai? Più grande di te. Io sono 24. Vecchio di merda, sono di merda. Io 36. Ma mi sa, Andrew, forse pure di più. 35. Sei un anno più grande di me. Ah, c'è un anno meno di me. Allora stiamo. Anziani. Siete 89. Anziani, io sono 88. Siete anziani. 23, ecco perché anziani. Ho detto 23 anni. No, beato chi ha 23 anni oggi, proprio perché comunque ha 23 anni. Mamma mia, nel 2001 già avevo 13 anni. Ma dopo, ma il 30 si capisce più. Ma chi nulla, disegna dunque queste cose? No, e poi dopo il 30 passano 2 secondi più dei dopo i 20. È vero. Dopo i 30 ah, raga, però, raga, veramente. Passa proprio. Ah, raga, però fermi, da banno non se fate sta roba. Ah, a beccare il mio. Porco due Vale, cazzo. Che cazzo c'entro io? Ah, Ale, non ho detto Vale, ho detto Ale. No, non però mi ricordi, non è esplicito. Oh, mazza, ieri sera ho disegnato un disegno gigante. Non lo so quanto può essere. Ce l'ha sempre con me, avete visto? No! L'ha sempre con me. Come sei? È incredibile. Sì, ha fatto il coso di Twitch. Sì, tu. Ha fatto il logo di Twitch. E che è successo? Oddio, un attimo, mi è comparso tipo un triangolo. Non so che è successo. O la connessione. Però disegnate per piacere in modo adeguato, perché io non capisco che cacchio devo fare. Cioè, veramente. Devi disegnare, modificare a tuo piacimento. Questo non l'abbiamo mai fatto, però. Sì, abbiamo già fatto. Ieri l'abbiamo fatto, sì. No. Abbiamo già fatto in realtà questo, sai? No, fidati, questo no. Abbiamo fatto pezzo mancante noi, questo non è pezzo mancante. Qualcosa l'abbiamo già fatto, una roba del genere sì l'abbiamo fatto. Vediamo cosa. Che cazzo sono due UFO questi? Vabbè. Sì, dell'89, 88 Alessio. No, sono 88 io. Ah, 88, io 89. Mamma mia, quanto sei anziano, re. Sì. Ah, questa è buona. Okay. Ragazzo, invece, quanti anni? Sì, che sei un po' fan. Chi, Vale? Ma Vale è del 99, esatto. No. Yes, 99, vedi, ragazzi, io sono piccolino. Giovanissimo. Io sono un bimbo minchia. Bei tempi. Io sono come Veronica, siamo bimbi. Nonno. Veronica mi potrebbe essere una nipote. Tu potresti essere proprio figlio direttamente. Ecco, c'ho un nipote di 26, quindi calcola che... Beh, nel 2001 aveva 13 anni. Cioè, devo capire che caspita è sta cosa, che è una pizza, cosa? Che cazzo. Cioè, veramente, ma, raga, ma disegnate bene, mannaggia, i beduini. Io ho di fronte a me una ragazza pompon, non so io. Ragazza pompon?
Nella cassa pompon, sì, quelle tipo che ballano là. L'ho fatto io, l'ho fatto io. Ah, ma nel disegno pensavo la da te. Cioè, No, c'è no, una ragazza. Ti no, no, stavo per dire, fagli una foto. no, nel disegno. Fagli un video su. Guarda l'Alessio come ci prova, adesso Capito, la va. ragazza pompon, una stura, che ne so, tipo se ti affascia la finestra, c'è la ragazza pompon. Il beatbox dei poveri. Sta beatboxa. Il brutto. Gli è partito il freestyle a 11 di sera. A 11 di sera. Freestyle 11 di sera. Io dico sempre, ragazzi, mi è partito il lembo sinistro. Alcuni mi dicono, Lembo scusami, sinistro. se ti parte quello destro, che succede? Quello adesso è finito il mondo, casca il pianeta, però si è Ma finito. perché? Ma non ha senso. Ma che cazzo? Ma fermatelo, eh! Sta sparando cazzate. Che serve? Sta sparando cazzate. Che credi? Ragazzi, oggi sto sparando cazzate, ma Veronica mi sta lasciando andare. Oggi. Domani vedremo come Ma finirà. t'ammazzo tu. Sto lasciando sfogare, cazzi tuoi poi. Domani me la ritrovo in chat con la Ah, foca che fa no, no. il pezzo di. Non ti faccio più entrare. Ma domani c'è proprio per banna. Cioè, noi. Non ti faccio più entrare. Dai, sono curioso di vedere le Io storie. sposo. Domani c'è sempre la No. serata come questa, Domani. oppure c'è la serata? No, domani YouTube. Solo che faccio pomeriggio, sia domani che giovedì. Però, no, sia domani che venerdì. Però venerdì cambio orario perché ho avuto un imprevisto. Quindi alle 15:30. Domani 15:30 su YouTube con Assassin's Creed Revelation. Però Ah, ok. venerdì dovrebbe essere comunque uguale. Dovrebbe essere uguale, solo Antonio, che. c'è San Antonio in attesa, eh? Riga, Dove? un quinto. Ma Un veramente? quinto, sì. Ma In attesa per no. giocare. Minchia, Sì. Anto, ma sei ancora qua? Poraccio, sta aspettando, minchia, non l'avevo mica visto. Non l'avevo visto. Curello, dai. Comunque, per venerdì vi faccio sapere direttamente venerdì pomeriggio, perché non mi ricordo. Era l'uomo Cioè, non invisibile. so bene che orario fare, Avrei perché ho avuto un Ah, imprevisto, quindi vi eh. dico. Zio, Scusa, scusate, perdonatemi. non ho Che è capito. sto coso? Non lo so, non riuscivo a capire Ma che cazzo? che Raga, vado veloce così entra Anto, perché poi io vado che sto morendo di sonno. Aia. Speravo entrassi prima, entrassi qualcun altro prima, nel caso recuperiamo poi prossima volta. Mi fa piacere comunque che Io sei ieri in mi sono bloccato. attesa. Ma cos'è la terra? È Ma questo? perché eliminate il disegno, scusate? Io ho trovato solo quelle cose blu. No. Ah. Vediamo. Ah, da qui è nato. Ok. Non avete Ma mi riconosciuto pare il un joystick. simbolo. È quello degli Questo è scacchi. Ale, maledetto. Perché Perché lui non lo banni? Perché lui non lo banni? Scusami, perché? non È una fa cosa come fai tu? innocente. Ah, hai fatto il Sulla rossetto. idea così. Vediamo quello di Ale. Giustamente. Wow, se tu pensavo fosse di Vale. La cacca da Rale. Sempre io, porca. Sempre io. Sure. Ma cos'è sta Che cosa? figo. Ma non lo so No, che caspita è quello, ma non riesco a pensavo a capire nuovo, che. Ah, uno. di dinosauro, Ci capito? sta. Ok, c'è anche Gente con Antonio. co. Raga, io allora Ma direi mi di sa che. farla normale. La base di tutto Sì, scritto, no. vai. No, non farla normale, farla. Normale. È l'ultima, raga, questa. No. Questa è l'ultima. Vai. Dobbiamo fare. Scrivi una frase e quello che ti capita poi lo disegni. Vediamo chi capita quello che ho scritto. Dovrebbe scriversi. Scrive così, mi sa. Non mi ricordo. Questo è facile. No, dai, oh, Vale, non scrivere cose impossibili, te lo dico. Scrivi per favore cose che hanno Oh, senso. Ti chiedo non questo favore. rompere. Ti chiedo Non questo. rompere, che questo è capibile. Si può fare, è facile. Non rompere. Ti chiedo un favore, fai le cose con un senso Piuttosto logico. Un voi senso. scrivete le cose che se no riesco manco a disegnare. E disegnate decentemente, grazie. Ecco, tipo questo, sono Gesù che.
Io veramente, guarda. Questo è... Ah, Gesù e Ale, che dice Gesù. Perché ormai vi riconosco. Avete i vostri marchi di fabbrica. Ale. Avete i vostri marchi di fabbrica. Ma no, ma che stai di... Avete i vostri marchi di fabbrica. Merita di essere spalla, picchiato, Giulia. Sì, ancora con sta Giulia, mannaggia. Ormai ti abbiamo perso. Giulia. Ti abbiamo perso. Ormai mi sono Giulia. Innamorato, ragazzi. No, non dovevo dirlo, porco. Eccolo. No. Mi sono sottoscoperto, Giulia, mi dispiace. Sì, mia moglie, ti prego. Ma con chi sta parlando? Come si fa? Devi disegnare. Come si fa a disegnare? No, come si fa sta cosa? Lo scuola al bar, ma che... Lo scuola al bar. Dai, carino, ci sta. Alla pinna. Piro. Vaffanculo, si disegna così. Dai, che disegni di me. Grazie. Raga, io qua mi sto impegnando, eh. Apprezzate. No, non puoi impegnarti. Se tu ti impegni vuol dire che domani finirò il pianeta, ragazzi. Ricordate. Come si fa qua, allora? Un po' ci provo, vediamo, eh. No. No, è troppo secco così, non va bene. Porco, ci sto quasi per finire il tempo. Raga, è comprensibile in teoria questo disegno, spero. Oh, questo è comprensibile, raga, non rompete, cioè veramente, questo, come ha detto Giulia, è comprensibile. Non è il disegno, la frase è... Vale. Dammi una b... Ok. Che voilà. Ci hai sentito? Cosa? Ho capito che cazzo è solo. Andiamo. Oh. Dai, vediamo cosa esce fuori stasera. Una persona che bacia un'altra. Ma... che ti ha dato il mio Dio? Cioè, sì, c'è Andrew che si sta... Andrew capisce, sta cominciando a capire la nostra pazzia. Sì. Ma starvi dietro è difficile. Manco stiamo al massimo. Infatti. Mamma mia. Col caldo siete, diciamo, un po' scarichi. Sì, 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 bravo. Sì, sì. Hai capito? Inverno, immagino. Allora, ti disegna la gonna. No. Oh, ma non è già stato e che pa. Cane, è tutta colpa tua, dice la tosse. Ma perché dai la colpa al cane? Che t'ha fatto? Perché non posso dare la colpa ad Alessio. Pensavo dicessi me. Il mio capolavoro. Vediamo sto capolavoro. Mamma mia. Che ne so. Si è impegnata, ragazzi. Attenzione. Ehi. Impegnato.
Ma perché me lo togli? Ma no, no, Sono no. le ci sono le frecce nel caso. Antonio sta giocando, si sa. Sì, siamo in 5. Ah, gioco. Sta No, nerdando, eravamo sì. 5 o 6? Aspetta, no. 5, 5. Ma quanto? 5, 5. Sì, Antonio, siamo 5. giusto. Ah, che caspita è sta roba, mamma mia. Raga, ma di sì, che cazzo è intruso? Ma cos'è intruso questo? Madonna, gli tu si vanno in giro da 2000. Tentativo di disegno. Allora. Oddio, questa è uscita Senti, dall'anima. sta ridendo come Sì. pazzo. Vai. Via. Vediamo cosa esce fuori. Arcade. Arcane. Ho fatto Arcade doveva essere. Arcane. Bravo. Io ho scritto in italiano. Cabinato retro gaming. Retro Retro gaming. gaming. Retro gaminchia. Retro minchia. Retro Però minchia. sta a Dio, retro minchia. Cabinato. Ora, oh, questo qua che ha molto più senso, eh. Tutti quelli che abbiamo Che serve fatto. più? Sì, è più che Viso serve più sensato. horror. Non riuscivo a disegnare. Zio Pepe Antimatter, Raga, ho ragazzi. dovuto Ma che è disegnare. The Bravo. Non Una so. ragazza vista da dentro un oblò. No, era The Ring, ma Ecco, io moro. Devi dire che cazzo dovevo The Ring. Era The Ring. Un acquario. Deringhio. Un acquario. Vabbè, ci Giustamente. sto. Alieno brutto che si soffoca con un Ma come biscotto. fai a disegnarlo, Vale? Ma è Cioè... facile disegnare. Bellissimo. Pac-Man con l'alitosi. Bellissimo, Pac-Man. Quello è Pac-Man. Pac-Man. Giustamente. Quello stava scappando dall'alito puzzolente. Gesù bacia gli alberi. Sempre Gesù, ormai. Anzi, che mi sono regolato. Una persona che bacia un albero. Ma si riconosce così, tu gli vai a stigma. Ho fatto anche una linguetta che vinghia, si avvinghia con Ma l'altro. poi Un picchio che lascia lì. Un picchio che lascia lì, che cosa? non ho fatto. Le orme. Volevo Le finire, uno non ho squalo al fatto bar. E le orme poi. Ah, uno Ah, squalo. ecco, chiaro. Ah, no, a me una birra. Dategli una birra Brutto. e. Una birra è. Ah, questa è una birra, ok. Questa è una Faccia birra. quadrata con cresta da truzzo. Ma Ma che cos'è? faccia Faccia quadrata. Questa è una faccia. Pensavo gli quadrata, mancassero ragazzi. gli Cresta da occhi. truzzo. Allora, ragazzi, Bellissimo, scusa. faccia quadrata con cresta. Allora, io devo lasciare il computer a Fede, in più sono completamente cotta, Grandi pesci. quindi Dai, dai. vi ringrazio per Ragazzi, ma essere entrati. ok. Faccia Grazie a guardare con te, questa da grazie truzzo. a te. Dai, è Allora, grande, come sempre, ringrazio tutti quelli che sono entrati, che hanno commentato, tutti quelli che non hanno commentato, tutti quelli che devono ancora vero? entrare. Guarda, La prossima sai che è dopo Ferragosto, sì. Perché se poi, Allora, sicuramente. quindi si conclude qua appunto la settimana delle live su Twitch. Io non ci sarò prossima settimana, quindi vi aggiornerò poi domenica. Vi dico subito, domenica 18 vi faccio sapere se poi sarò in live Io dal parto il 19 in poi. 14. Quindi io parto sabato 10 e tornerò in teoria domenica 18, ma non si sa se si Pure io, prolungherà. più o meno. Quindi più o meno questi saranno i giorni in cui non ci sarò. Aspetta. Allora, poi appunto, quindi vi aggiorno il 18 per la settimana del 19, mentre domani ci vediamo poi su YouTube, scusatemi, alle 15:30 con Assassin's Creed Revelation. Venerdì ci sarà Tomb Raider Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Il problema è che devo essere in live alle 15:30 pure così quel giorno, solo che ho avuto un imprevisto e quindi cam devo cambiare l'orario. Vi faccio sapere se vengo la sera Va bene. direttamente. Vi aggiorno, riesco a parlare stasera, scusate. Quindi, prossima settimana non ci sono, e basta. E quindi saluto tutti quelli che sono entrati, ovvero Alessio, Alex, Andrew, Yeah.
beh, i bot, possiamo chiamarli così, il fefone che ci fa sempre bot, compagnia. E poi chi manca? Ah, Antonio, giusto, perdonami. Quindi grazie mille per aver partecipato, grazie. Ragazzi. Vi aspetto sempre con piacere. Vi aspetto in tanti. E ci vediamo domani pomeriggio su YouTube. Ciao. Buonasera. Buonanotte. Grazie per Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao.